Tragedia a Gradisca di Sonzo, trovato senza vita in casa dalla mamma, il figlio dell'assessore regionale Callari. Atti osceni in luogo pubblico, a Fiume Veneto i carabinieri denunciano un cinquantenne, il muratore si l'ha calato i pantaloni davanti ad una ragazzina. Resta in carcere lo spacciatore seriale che a Padova ha seminato il panico tra gli esercenti, viveva nella casa popolare assegnata alla sorella che ora risiede in Tunisia. Sviluppo rurale, in Veneto orientale, oltre 13 milioni di euro per l'irrigazione del territorio. Bentrovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva. I principali titoli li avete appena ascoltati, tante veramente le notizie che ci accompagneranno in questa nuova edizione del telegiornale del Nord-Est, a partire purtroppo dalla tragedia di cui vi abbiamo raccontato. È scomparso il figlio dell'assessore regionale Callari, è stato trovato privo di vita a 27 anni nella palestra dell'abitazione che si trova proprio in taverna. Ma parleremo anche di un altro decesso, tra altre cose annunciato. Infatti senza vita è stato trovato anche il corpo di Bruno Gigante, cioè l'uomo di Pocenia che era scomparso dallo scorso agosto. Parleremo dell'increscioso episodio sul quale i carabinieri della stazione di Fiume Veneto hanno posto la luce, ovvero appunto questo cinquantenne muratore che si è masturbato davanti ad una ragazzina di 12 anni. Non si esclude appunto che sia stato poi autore di episodi analoghi appunto nel resto della regione, anche nel vicino Veneto. Parleremo di un episodio increscioso che riguarda un'anziana che aveva contratto un finanziamento, l'ha estinto anticipatamente, ma la finanziaria continua a prelevargli comunque le rate dalla misera pensione dell'INPS. Ma poi insomma parleremo di ciclismo, parleremo di calcio, parleremo di sviluppo rurale e anche della fatturazione elettronica, gli sviluppi che riguardano soprattutto il mondo dell'agricoltura. Andiamo con ordine. La domanda che abbiamo posto in edizione precedente non era Barbara, ma era ovviamente Cristina Parodi. Ci siamo poi corretti nel corso del telegiornale. Cristina Parodi, il successo di Salvini è dovuto all'ignoranza delle persone. Sei d'accordo? Sì, il 20% di voi, no, invece l'80%. E c'è un'altra vicenda che invece sta tenendo banco. Si parla sempre più di integrazione, ma integrazione si intende poi a determinate condizioni. La domanda: integrazione via il maiale dalle mense, al suo posto pollo e couscous. Si è scatenata un'accesa polemica nel comune di Peschiera Borromeo, siamo nel milanese, dove numerosi genitori stanno protestando con forza contro i menù scolastici proposti dallo scorso 8 ottobre. Il menù in questione interessa due istituti ed ha ottenuto la totale approvazione dell'Agenzia di Tutela della Salute. Dello stesso avviso, tuttavia, non sembrano essere le famiglie degli alunni. Il problema non risiede nella scelta di preferire cibi biologici, frutta e verdura di stagione, prodotti di panificio. Questo in realtà non può che far bene ai ragazzi. A scatenare l'ira dei genitori è la decisione ingiustificata di eliminare del tutto la carne di maiale e di favorire l'utilizzo del pollo al posto del manzo. Non mancherebbero poi il couscous e le polpettine di ceci. Una strizzata d'occhio alla comunità islamica del posto, questa sarebbe l'accusa dei genitori, i quali non accettano che i loro figli vengano negati o imposti degli alimenti semplicemente per accontentare i cittadini stranieri, quindi quelli appartenenti alla comunità islamica di Peschiera Borromeo. Attenzione, perché insomma la situazione potrebbe anche interessare prossimamente anche realtà molto vicine appunto alla nostra. Oggi è successo appunto il milanese, domani potrebbe anche succedere chissà in Friuli o nel vicino Veneto, esempi tra altre cose ce ne sono già stati. Cosa ne pensate? Integrazione via il maiale dalle mense, al suo posto pollo e couscous per fare un favore alla comunità islamica? Siete d'accordo? SMS e WhatsApp 393 93 24 336, la nostra email telepordenone@yol.it, la nostra diretta streaming telepordenone.tv, Facebook ed Instagram, come sempre i nostri canali social media. Apriamo il telegiornale e ripartiamo dalla tragedia di oggi a Gradisca di Sonzo, trovato senza vita il figlio dell'assessore regionale Callari. Tragedia questa mattina a Gradisca di Sonzo. Giorgio Callari, di 27 anni, figlio dell'assessore regionale Sebastiano, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. A lanciare l'allarme è stata la mamma del ragazzo, che ha scoperto il corpo senza vita del figlio all'interno della palestra allestita nella taverna di casa. Sul posto sono giunti celermente i sanitari del nosocomio di Gorizia.
rilievi di legge da parte dei carabinieri della compagnia di Gradisca e del nucleo investigativo del comando provinciale di Gorizia. Il cadavere, secondo le prime notizie, presentava una vasta perdita di sangue all'altezza del collo e a poca distanza è stato ritrovato un coltellino. I militari dell'arma hanno escluso il coinvolgimento di terzi. La procura di Gorizia ha dato nel frattempo il nulla osta alla rimozione della salma. È stato ritrovato senza vita il corpo di Bruno Gigante, l'uomo di Pocenia, del quale non si avevano più notizie dall'agosto scorso. Ancora Omar Costantini. È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Bruno Gigante, 58 anni, di Pocenia, di cui non si avevano più notizie da fine agosto. L'uomo era uscito di casa dicendo che sarebbe andato dal medico, senza però farvi più ritorno. Il cadavere è stato rinvenuto in un fosso a bordo della sua auto. La causa? Un malore. Il 58enne sarebbe finito fuori strada. Al momento del ritrovamento il 118 sul posto con l'elicottero e il personale medico, ma per Gigante non c'era più nulla da fare. A Pocenia sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco, i parenti dell'uomo, il riconoscimento della salma. Atti osceni nel luogo pubblico a Fiume Veneto, i carabinieri hanno denunciato, per fortuna, un 50enne. Atti osceni in luogo pubblico, i carabinieri di Fiume Veneto denunciano un 50enne. Si tratta di un uomo italiano residente in Campania ma che alloggia in un complesso della cittadina pordenonese. Tutto era partito dalla segnalazione di una mamma di Fiume Veneto che lo scorso mese di settembre aveva raccontato ai carabinieri quanto accaduto alla figlia minorenne di soli 12 anni, avvicinata poco prima in località Bannia da uno sconosciuto. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, le avrebbe rivolto attenzioni intime di natura sessuale e mentre era al volante di un'auto scura si sarebbe poi abbassato i pantaloni salvo allontanarsi quando la minore era scappata di corsa chiedendo aiuto e suonando i campanelli delle abitazioni vicine. Quindi in lacrime ha chiamato la madre che poi ha avvertito i militari dell'arma formalizzando la denuncia. Le prime ricerche condotte dagli investigatori avevano dato esito negativo. In seguito i militari dell'arma hanno visionato le immagini di videosorveglianza alla ricerca di riscontri fattivi sulle indicazioni fornite dalla giovane. Ma il lasso di tempo era molto e le auto che corrispondevano alla descrizione erano molteplici sia per dimensioni che per colore. L'attenzione dei carabinieri, dettata anche da una buona conoscenza del territorio, era ricaduta tuttavia su una Ford Fiesta di colore nero compatibile anche per l'anno di immatricolazione alle caratteristiche del modello indicate dalla vittima. L'auto corrispondeva quindi al 50enne identificato dai carabinieri e la cui dimora è stata trovata anche grazie agli approfondimenti con le agenzie interinali del territorio. Il 50enne di professione muratore è stato raggiunto da una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone. In casa sono stati rinvenuti oggetti attinenti al reato e successivamente riconosciuti dalla vittima stessa, in particolare occhiali da vista e indumenti. Il materiale è stato posto sotto sequestro e l'uomo denunciato all'autorità giudiziaria. La notizia era già trapelata nei giorni scorsi, oggi sono stati trasferiti 1338 agenti di polizia in tutta Italia, ma nessuno di questi è stato destinato a Pordenone. I poliziotti andranno a Gorizia, Udine e Trieste, mentre il capoluogo del Friuli occidentale dovrà accontentarsi dei 15 agenti assegnati lo scorso anno, che però sappiamo bene appunto che non sono andati a sostituire appunto e a così arginare le carenze già appunto specificate. Il sindacato FSP Polizia di Stato, attraverso il vice segretario nazionale Raffaele Padrone, esprime amarezza per questa decisione, come già aveva fatto martedì, quando dei 1200 nuovi agenti in uscita dalle scuole di polizia nessuno era stato proprio assegnato a Pordenone. I 15 agenti che hanno preso servizio nel 2017, dice Padrone, non hanno certo rimpiazzato gli oltre 20 poliziotti andati in pensione. Insomma, una situazione tutt'altro che risolta se si considera che prossimamente un'altra ventina di poliziotti potrebbe andare in pensione per raggiunti limiti di età o grazie all'eliminazione della legge Fornero. Del caso è stato interessato non soltanto il sindaco di Cordenonza Andrea Delle Vedove, che tra altre cose era presente ai nostri studi martedì, ma anche il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani.
Resta in carcere lo spacciatore seriale che a Padova ha seminato il panico tra gli esercenti. Dove viveva? Ci chiediamo. Nella casa popolare assegnata alla sorella che ora, pensate, vive in Tunisia. Il servizio è di Alessio Conforti. Amico. Il giudice per le indagini preliminari di Padova ha confermato nell'udienza per direttissima la convalida dell'arresto per il quarantenne tunisino Amor Ben Lazar Tork, l'uomo irregolare sul territorio nazionale arrestato l'altro giorno con l'accusa di essere l'autore di numerose spaccate ai danni di diversi esercizi pubblici della città del Santo. Per lui quindi si riaprono le porte del carcere, il Due Palazzi, 15 mesi dopo la scarcerazione. E pensare che si nascondeva in una casa popolare, già avete capito bene, assegnata alla sorella che però vive in Tunisia. Oltre al danno, quindi la beffa, l'uomo alloggiava infatti in un appartamento di proprietà dell'Atere gestito dal comune a pochi passi dal centro, metri quadrati che magari potevano andare a tanti residenti del posto che attendono una risposta dalle istituzioni a seguito di situazioni di difficoltà di ogni tipologia, soprattutto quella economica, in un'Italia dove la crisi per il ceto medio-basso si sente ancora e come se si sente. E invece in quella casa ci alloggiava l'uomo accusato di furto aggravato di almeno 4 locali tra maggio e ottobre, ma potrebbero essere anche molti di più. In tanti si chiedono se non fosse stato possibile effettuare dei controlli, verificare chi ci fosse stato o meno all'interno di quell'immobile, visto che la sorella, tra l'altro, è in Tunisia. L'uomo attuava sempre lo stesso modus operandi nelle scorribande, agiva da solo, spaccava vetrate, poi asportava pochi euro di fondo cassa, si mimetizzava approfittando del buio e poi svincolava tra le vie del centro storico a bordo di una bicicletta da uomo. E io poi, analizzando questo servizio di Alessio Conforti, ho diversi quesiti che poi anche sottoporrò l'attenzione, pur parlare all'assessore comunale alla sicurezza di Pordenone, Emanuele Loperfido. Innanzitutto ben ritrovato, dottore, grazie per essere in nostra compagnia. Per esempio, quali sono i requisiti per l'assegnazione di alloggi ATER, dal momento che molte famiglie che tra altre cose conoscono non riescono ad accedere a questa graduatoria? Chi controlla poi gli inquilini una volta che sono all'interno? Chi accerta che effettivamente ci sia quella famiglia all'interno? L'ha dimostrato il caso di Padova, questo bandito, perché questo è il termine giusto, viveva all'interno di questo condominio, ma guarda caso era intestato la sorella non viveva più ormai da tempo, si era trasferita in Tunisia. Che risposte diamo a questa situazione? A questa situazione che purtroppo riguarda non soltanto, diciamo così, siamo abituati a dire ma sì, sono cose lontane, riguardano il meridione, Padova. Ma, ecco, Padova, siamo a 100 km da Pordenone, assessore. Guarda, devo fare una precisazione per quanto riguarda gli alloggi popolari, da noi si chiama ATER, da altre parti si chiama in qualche altro modo, ovvero ogni regione riesce a porre dei paletti a seconda poi di quello che è l'ente che le gestisce. Per quanto riguarda Friuli Venezia Giulia, il nostro ente si chiama ATER, ormai non c'è nessun collegamento neanche con le amministrazioni comunali come lo era una volta, quindi anche le politiche abitative sono figlie di una strategia che comunque vede i comuni sì collegati a queste ATER, ma non più come una volta. E questo è anche un po' un peccato, perché delle volte si potrebbe cercare di definire meglio quali possono essere gli insediamenti abitativi, quelli che sono necessari, quelli che invece non è assolutamente necessario fare, ovvero quello di sovraffollare alcuni quartieri. Da noi, tutto sommato, ancora la situazione è anche abbastanza gestibile. Devo dire che grazie alla funzione che viene svolta dal comando c'è un controllo sistematico da parte della Polizia Municipale rispetto ad alcune abitazioni. Certo, la prospettiva è quello che dovrà essere necessario, aumentare ancora di più il controllo delle abitazioni, perché la casa popolare, la casa è un diritto. La casa popolare è un diritto per chi se la merita, non ha soldi e quindi è necessario che abbia l'intervento da parte dell'amministrazione regionale, in questo caso, o comunque dello Stato. Perché quando si sente dire che all'interno di questa abitazione doveva esserci la sorella, che in realtà abita in Africa da tempo, e c'è questa persona che viene ormai riconosciuta dalle forze dell'ordine come serial ladro seriale come un bandito, certo è che chi magari non riesce a entrare in graduatoria per avere un alloggio popolare
come dire, li girano un attimino, perché da noi la casa ha un determinato costo, ormai incide almeno la metà dello stipendio di una persona che ha uno stipendio normale, che sono coloro i quali appunto avrebbero bisogno dell'aiuto dello Stato, e coloro che poi magari vengono superati in graduatoria da chi, perché proviene da realtà in cui non possono dichiarare, non possono, o comunque possono riuscire a nascondere di avere una proprietà, magari in Tunisia o in Marocco o in Ghana. Ecco allora che, per esempio, ai nostri consiglieri regionali, in questo caso mi sposto un attimino dal lato amministrativo, ma mi sposto sul lato politico, ai nostri amministratori di Fratelli d'Italia abbiamo detto che in Regione Friuli Venezia Giulia dobbiamo mettere dei paletti. Quindi coloro i quali fanno domanda di accesso agli alloggi popolari, prima di tutto devono dichiarare se hanno o meno un alloggio di proprietà, che sia in Italia ma anche all'estero. Perché si deve partire tutti quanti alla pari. Allora, nel momento in cui si parte tutti quanti alla pari, allora probabilmente certe percentuali che vedono ormai, soprattutto nelle città metropolitane o comunque nelle città capoluogo, perché io so già cosa dirà la sinistra, non è vero quello che dice l'assessore Lo Perfido, che sono più o meno più gli italiani che entrano. Certo, perché fanno la media regionale, ma se si va a vedere all'interno delle città capoluogo, sono ormai, non dico in prevalenza, ma una grande maggioranza, ma un gran numero che non rispecchia il numero degli stranieri residenti in regione. Se noi abbiamo il 15-16% di residenti in regione, non entrano nelle città capoluogo soltanto il 15-16% all'interno delle alloggi popolari, ma ne entrano molti di più. E questo perché c'è uno squilibrio. Per carità, come dicevo prima, chi ha bisogno della casa, lo Stato le la dà, ma devono partire tutti quanti alla pari, indipendentemente da quale sia il luogo di nascita o la famiglia di provenienza. E devono anche dimostrare di essere qua in Italia da un po' di, no, in regione da un po' di tempo, perché è una contribuzione alla ricchezza della regione che dopo ti viene tornata grazie anche a queste alloggi popolari. Quindi delle linee di principio che devono essere chiare. Poi, una volta che viene affidato l'alloggio, deve esserci anche un certo rispetto delle regole. E quindi io vado a controllare e vedo se ci sei, bene. Se non ci sei, l'alloggio lo diamo a chi ha bisogno. Certo. Assessore, prima proprio commentando questa notizia parlava del giramento di scatole che una persona può venire se non riesce ad accedere, nonostante abbia i requisiti, proprio alla graduatoria ATER. Giramento di scatole che è venuto a Raffaele Padrone, oggi vice segretario della FSP Polizia, nell'affermare che oggi sono stati trasferiti 1338 agenti di polizia in tutta Italia, ma nessuno di questi è stato destinato a Pordenone. Questo significa che contiamo zero come zero? Nonostante le necessità. Confido che non sia così. Certo, l'allerta deve rimanere, perché adesso non è cambio governo l'altro, la necessità diventa diversa. No, noi sappiamo che sulla sicurezza in provincia di Pordenone c'era un focus da parte del precedente governo. Siamo sicuri che lo sia ancora anche con questo governo. Probabilmente hanno fatto una serie di riequilibri andando a supporto delle questure che avevano più necessità, però noi sappiamo bene che la questura di Pordenone è in sotto organico, necessita di un numero ulteriore di agenti che devono arrivare e dovranno arrivare, ma per fare questo continueremo a vigilare, grazie anche ai nostri parlamentari presenti, ai nostri consiglieri regionali, ed anche un contatto costante con i sindacati a tutela degli operatori di polizia, perché la tutela degli operatori di polizia automaticamente vuol dire tutela del territorio. Noi sappiamo che gli agenti della polizia di Pordenone sono con un'età elevata, sono sotto organico e alla fine sì, li vediamo presenti alle manifestazioni, ma senza nulla togliere, anzi massimo rispetto, sono sempre loro. A un certo punto arriva anche un po' di stanchezza, a turni massacranti, un lavoro estenuante che grava su di loro e sulle loro famiglie, quindi c'è bisogno di ricambio e per questo faremo attenzione. Assessore, ci vediamo la settimana prossima, grazie come sempre ad Emanuele Lo Perfido, assessore al comune di Pordenone, e oggi pomeriggio è venuta in redazione a trovarmi un'anziana. Io la chiamo anziana anche se forse non è un termine appropriato, perché ha 70 anni, ma si sa, insomma, sopra i 65 si è considerati anziani ormai. E mi racconta una storia terrificante, tra altre cose appunto mi aveva già anticipato nei giorni scorsi. Non vi anticipo nulla, la sentiamo direttamente dalla sua bocca. Succede che io pensavo, mi avevano già avvisata che le rate di luglio e agosto probabilmente mi venivano trattenute dall'INPS, perché l'INPS programma
le pensioni un paio di mesi in anticipo. Quindi mi ha detto, guardi, luglio e agosto probabilmente lei avrà ancora la trattenuta, però glieli ritorniamo noi, appena ce li danno glieli ritorniamo. Poi quando vedo che a settembre ho ancora la trattenuta, mi sono rivolta alla sede di Pordenone dove ho fatto il contratto per avere chiarimenti. E lì mi hanno detto che la colpa era dell'INPS, che continuava a trattenermi i soldi, che non doveva trattenermeli. Allora sono andata all'INPS e l'INPS mi dice che loro non hanno ricevuto nessuna notifica dove testimonia che io avevo saldato il quinto e che quindi non mi dovevano più trattenere la pensione. Allora prendono atto e mi dicono, guardi signora, noi da adesso prendiamo atto e il prossimo mese speriamo di riuscire a dare la pensione normale, completa. E invece mi sono accorta che a ottobre mi hanno dato la pensione, però le tre rate non mi sono arrivate. Quindi lei avrebbe diritto a quasi 400 sì, euro. Luglio, agosto e settembre. Ecco, facendo praticamente sì. Una moltiplicazione, 132 sì. Per 3, che sono appunto 396, le tre rate, ecco, quasi 400 sì. Euro. Queste ancora non le sono state restituite. No. E non so per quale guarda motivo. Caso. Ho provato a fare tante telefonate, sia sono andata che di persona alla sede di Pordenone, ho fatto un sacco di telefonate alla sede di Milano, ma non risponde nessuno. Un giorno che per caso ho ricevuto una risposta, c'era un operatore che rispondeva dall'Italia, che mi ha detto non faccio parte della Futuro, ma sono... Che sarebbe il nome della compagnia di finanziamenti che le ha erogato il mutuo, il finanziamento stesso. E mi ha detto, guardi, io adesso vado a vedere la sua pratica, e mi dice, guardi, vedo che c'è una nota che dovevano rimborsarli i soldi il 18 di settembre e poi è stato annullato, ma non si sa per quale motivo. Io ancora oggi non ho ricevuto i 396 euro delle tre rate che mi sono trattenute dalla Futuro e non so per quale motivo. Nessuno mi dà una risposta. Dal 2015 la signora, tra altre cose, si è trovata fino per tre anni a vivere con una pensione di poco più di 500 euro al mese. Sì. Come si vive con poco più di 500 euro al mese? Sapendo che comunque quei soldi, quella pensione che è già minima, tra un po' tornerà comunque a essere, diciamo così, quella effettiva. Sì, io l'avevo in mutuo, l'avevo per 10 anni, e solo che dopo fortunatamente e sfortunatamente sono successe delle cose per cui ho avuto la possibilità di estinguere il quinto. E si fanno i salti mortali, e anche i tripli salti mortali. Si vive veramente, cioè bisogna rinunciare a tutto di fatto. Certo. Cosa spera adesso, signora? Noi ci faremo comunque portavoce di questa sua istanza. Abbiamo interessato il Codacons, c'è tutto un iter adesso, speriamo vada. Forse che uno dice sfinito, estremato, io sono lasci perdere. E i soldi degli altri non mi interessano, però i miei li esigo, li pretendo e li voglio. Io spero di averli al più presto i miei e spero che questo però serva di lezione anche tutte le altre finanziarie se si comportano in questo modo, perché è una vergogna che non ritornino immediatamente i soldi alle persone. Non capisco perché continuano a trattenerli, non c'è ragione. Dovrebbero dare una spiegazione, non c'è una ragione. Siamo veramente allibiti di questa circostanza, adesso appunto vedremo anche noi cosa possiamo fare per sensibilizzare finché effettivamente questi soldi le vengano al più presto ridati. Grazie. Grazie a lei, buonasera. Questa era appunto l'intervista, ci faremo anche noi portavoce, vedremo se questa signora otterrà delle risposte entro qualche giorno, se no andremo noi col microfono e telecamera alla mano nella sede di questa finanziaria a capire un po' come Striscia la Notizia, perché sono situazioni che hanno veramente qualcosa non quadra, magari sperano nella bontà delle persone, no? Ma sì, dai, ti abbiamo concesso 10.000 euro, 15.000 euro di finanziamento, cosa vuoi che siano 400 euro che ti dobbiamo nulla, stai zitta, insomma, incassi, invece non è così, eh? Aspettiamo qualche giorno, poi ci muoveremo, telecamere e microfono, entreremo nelle sedi più opportune per fare giustizia, appunto, nei confronti di questa donna, che sia l'INPS, che sia Futuro, che sia Medio Credito, che sia chi che sia, perché, insomma, giustamente la donna deve essere risarcita del mal tolto. Sanità, oggi la conferenza stampa di Fedriga e di Riccardi, sentiamo le dichiarazioni del vicepresidente della giunta regionale. Noi abbiamo ricevuto l'esito dei saggi che prevedevano due ipotesi.
E su quelle due ipotesi siamo confrontati in modo laico. Abbiamo ascoltato, la maggioranza degli operatori del settore ci ha suggerito di tenere insieme gli ospedali territori, pur avendo noi un'idea diversa, e noi riteniamo che l'ascolto non sia stato un esercizio che si doveva fare per statuto. E quindi sulla base di quello la maggioranza, partendo da un'idea di separazione, ha deciso di dividere la regione in tre grandi aree e di tenere insieme questi due grandi fenomeni che oggi dovranno essere affrontati insieme. Sono la dinamica organizzativa del sistema ospedaliero e la dinamica territoriale, che è la grande vera sfida, secondo me, dell'innovazione del servizio sanitario del futuro. Queste erano quindi le poche parole rilasciate oggi in una conferenza stampa da Riccardo Riccardi. Lui è Stefano Turchetto, consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la Lega. Ben ritrovato, grazie per essere in nostra compagnia. Si è parlato spesso in questi giorni della riforma sanitaria, di questo buco da 60 milioni di euro. Come maggioranza, come Lega, a che modello regionale di sanità state pensando? Si tornerà appunto, e va bene così, le tre aziende sanitarie, una unica? Come riusciremo, tra altre cose, a ripianare questo debito preventivato fino appunto al 31-12 di 60 milioni di euro? La maggioranza in regione si è espressa per il mantenimento di tre aree vaste, quindi sostanzialmente di tre aziende ospedaliere, di mantenere il coordinamento tra l'azienda ospedaliera e il territorio, quindi la non separazione, e la direzione regionale della sanità è anche lei, insomma, dell'idea di costituire questa agenzia, questa azienda zero, che serve per coordinare le tre aziende. Le tre aziende, le tre aree vaste sono l'area di Pordenone, l'area di Udine Tolmezzo e il Goriziano e il Triestino, che sono stati accorpati. Debito, 60 milioni al 31 dicembre. Il debito può dipendere da due ragioni sostanzialmente. O alcune aziende ospedaliere sono state sottofinanziate rispetto alla spesa, oppure, nonostante un finanziamento congruo, non c'è stato un sufficiente controllo di questa spesa e quindi i limiti sono stati sforati. L'azienda pordenonese è l'unica delle quattro aziende in regione, delle cinque aziende in regione, che non ha fatto debito. Quindi l'azienda pordenonese, al di là di ciò che manca per il contratto dei lavoratori per il comparto, per il contratto che è stato rinnovato, insomma, è un'azienda sana. Ora, il riformare la sanità significa anche mettere nelle condizioni gli operatori, i manager di queste aziende, di controllare maggiormente l'andamento della spesa, di controllare con maggiore attenzione l'andamento della spesa. Perché la spesa aumenta di anno in anno? E perché è difficile fare programmazione nella sanità? Perché in questi ultimi anni sono aumentati gli utenti che si avvicinano al servizio sanitario per prevenzione, per diagnosi e per cura principalmente. Sono aumentati di molto i prodotti farmaceutici, si pensi a quei prodotti farmaceutici che servono per esempio per certe malattie come l'epatite C, l'epatite virale, che costano a persona dai 15 ai 20 ai 30 mila euro. Sono aumentati molto anche i costi dei prodotti farmaceutici oncologici. Queste sono le principali fonti di spesa. Cosa significa questo? Significa che la Regione nei prossimi anni dovrà stanziare una maggiore quantità di denaro per far fronte a questo tipo di esigenza. L'amministrazione regionale è perfettamente consapevole che rispetto al sistema sanitario non è possibile tagliare la spesa. È soltanto possibile ottimizzare, migliorare, aumentare l'efficienza, e quindi quando devi bandire delle gare per acquistare per esempio i prodotti farmaceutici o acquistare macchinari, devi fare molta attenzione sul territorio e metterti nelle condizioni di portare a casa il prodotto migliore al prezzo più basso. È indiscutibile che nei prossimi anni la spesa per l'azienda sanitaria aumenterà ancora, queste sono le previsioni.
e sulla sanità non possiamo... Quasi il 70% del bilancio, se non di più, va appunto assolutamente, per la sanità, ma io ricordo che... Ce la paghiamo dalla alla Z, quindi... Ce la paghiamo, quando ero sindaco la spesa sanitaria era intorno al 50-55%, mettiamo sociale e sanitario insieme, arriviamo tranquillamente al 65-70% del bilancio di una regione. Tanto. Ma si sa, abbiamo capito benissimo che non è possibile tagliare. Come poter quindi finanziare questa spesa? Bisogna lavorare di più. In che senso? C'è poco da fare. Niente, bisogna mettere i nostri imprenditori, gli artigiani, i professionisti, le grandi imprese, le piccole imprese, nelle condizioni di aumentare il fatturato, di vendere di più all'estero. Di più a livello produttivo, non di età. No, no, perché no, altrimenti bisogna lavorare, bisogna lavorare la Lega di più. Che propone la quota 100 adesso. No, ma la quota 100 non è mica sbagliata, eh. Si tratta di mettere nelle condizioni di lavorare nel migliore dei modi, e quindi va ridotta la burocrazia, vanno ridotti e rivisti gli iter amministrativi per poter aprire un'impresa, va ridotta in generale quella forma di difficoltà che non rende competitivo il nostro paese. Il nostro paese ha la possibilità di fare operazioni come questa ultima del DEF, quindi di mandare in pensione le persone a 62-65 anni, di rispettare la quota 100, se coloro i quali lavorano e se le nostre imprese, il nostro tessuto produttivo è messo nelle condizioni di competere con il resto dell'Europa, con il resto del mondo. In questo momento l'Italia, dal mio punto di vista, ha grandi potenzialità per potersi esprimere sotto questo punto di vista. Le nostre industrie sono in grado di competere, ma bisogna ristrutturare la macchina anche fiscale. Ecco, questo è importante. Altrimenti sarà difficile trovare i fondi per la sanità e per il sociale. Rischiamo appunto altro che risollevare la sanità affondi ancora di più. La nostra regione rischia meno delle altre, secondo me, perché la gestione... Però dai proprio... vertici siamo passati nei bassi fondi, questo è innegabile. Sì, ci sono stati degli errori indubbiamente, la riforma Telesca non è stata la migliore riforma che si potesse fare, il presidente Fedriga comunque ha scelto questo tipo di riforma strutturale che non stravolge ciò che è stato fatto, ma che metterà nelle condizioni i manager, i dirigenti, di controllare in maniera diversa la spesa. Bene, ci vediamo la settimana prossima, che con Stefano Turchetti parleremo anche di UTI, con questa nuova riforma appunto che prevede delle importanti novità. Intanto grazie ovviamente, grazie per essere stato in nostra compagnia. Rimaniamo a parlare di sanità, ma lo facciamo andando in Veneto con l'O. Hai detto bene Alberto, con Fabiano Barbisan, prima di parlare anche di un altro argomento di strettissima attualità, sanità, perché insomma a Barbisan ci sono delle novità importanti, tra l'altro per quanto concerne l'ospedale di Portogruaro, inaugurato il centro di procreazione medicalmente assistita, che tra l'altro la notizia di oggi ha già avuto dei primi riscontri e dei primi contatti per le coppie che hanno delle difficoltà a procreare. Però entro la fine dell'anno, è stato anche detto dal direttore generale Carlo Bramezza dell'azienda sanitaria, che insomma verrà nominato il primario, di fatto confermando appunto l'attività, la piena attività appunto del reparto di ostetricia e ginecologia. Sì, come era stato diciamo promesso ancora per una promessa elettorale del presidente Zaia, stiamo continuando l'opera di appunto messa in ordine, rinforzare e dare sicurezza ai cittadini con l'impianto ospedaliero del Veneto orientale. Parliamo di Portogruaro appunto, che era quello che poi ci sono le critiche, sembra un po' in difficoltà, adesso c'è appunto il centro di fecondazione medico assistita, per fine anno ci sarà il primario di ginecologia, tutti sanno la crisi che in quale incombe in Italia per approvvigionare i medici. Però insomma qua abbiamo una decina di candidati per appunto fare il primario, quindi sicuramente ci sarà il primario. Dopodiché in regione stiamo praticamente abbiamo chiuso le audizioni sul piano sociosanitario e adesso inizia la discussione in aula, e all'Atere ci sono le schede sanitarie dove vedremo anche qua
di rinforzare ulteriormente tutto l'impianto ospedaliero del Veneto orientale. Senta, può darci qualche, cambiamo argomento per qualche secondo, qualche ragguaglio su quanto accaduto sul tagliamento? C'è stato un vertice anche alla Tisana per quanto concerne la sicurezza? Sì, in maniera molto sintetica, mercoledì ultimo scorso qua ci si è trovati in municipio alla Tisana ospiti del sindaco Daniele Galizio con il sindaco Codognotto, Pasqualino di San Michele, e praticamente c'era Angelo Borrelli, il dottor Borrelli, che è appunto Protezione Civile Nazionale, con tutto il suo staff, oltre a Fabio Scocimarro, che è l'assessore friulano, oltre a Riccardo Riccardi, assessore all'ambiente, Riccardo Riccardi e la Protezione Civile, Votacin per noi, col professor Dal Paos, che appunto ha fatto un'analisi tecnica, oltre a sindaci, prefetti e tutto quanto è quello che è a nord del tagliamento. C'è un pericolo vero, reale, perché abbiamo un imbuto largo su verso la montagna, verso, a partire da Tarvisio, e sto tagliamento viene giù a forma a modo di torrente quando oltre San Vito si incanala, diciamo, tra gli argini. Desta preoccupazione perché da una parte c'è e va rispettato l'ambiente, però qua è una sicurezza verso i cittadini che bisogna tenere presente, non vogliamo morti, non vogliamo disgrazie, oltre a danni materiali, diciamo, economici, abbiamo Bibione e Lignano, quindi è da valutare adesso l'analisi, appunto, che ha durato un paio d'ore. Alla fine ha sorto un risultato, in un paio di mesi ci sarà uno studio tecnico sulle fattibilità di bacini, di laminazione, di dighe, di sbarramenti, quello che si può fare, e poi dopodiché io appunto ho detto e ribadisco, la politica ha il compito di trovare i fondi, di trovare le risorse, anche perché finora quelli che sono stati spesi bene, però sono stati spesi in maniera, diciamo, eterogenea per rinforzare argini, quindi trovare i fondi necessari per fare una volta per tutto per sempre delle opere che siano definitivamente, diciamo, o almeno per parecchi anni, una messa in sicurezza di questo torrente che desta enorme preoccupazione. Si parlano di volumi d'acqua enormi, 4.500-4.800 metri cubi al secondo. E il cavarato, quello dalla parte veneta, non può essere che digerisce questa massa d'acqua, chiaramente va rallentata su in montagna. Bene, ecco, bene. La zona, no, chiudo subito velocemente, naturalmente andiamo a toccare le zone del basso Friuli, ma per noi è tutto Friuli perché il tagliamento, appunto, l'ultima parte fa la divisione Veneto e Friuli, per cui la perplessità, le preoccupazioni sono anche di quei sindaci che devono in qualche modo farsi carico di opere, non economicamente, ma farsi carico dal punto di vista ambientale, dal punto di vista nei loro territori, devono di opere che sono importantissime per la messa in sicurezza di questo fiume. Chiaro, chiaro, chiaro. Grazie, ci torneremo tra l'altro perché il tema è anche molto attuale. Grazie a Fabiano Barbisan, linea che può tornare a Pordenone. Ritrovato sano e salvo all'alba il ciclista tedesco disperso ieri sera sopra Venzone. Omar Costantini. Una buona notizia invece arriva da Venzone, dove è stato ritrovato il ciclista disperso da ieri sera. Stava camminando al seguito lungo il sentiero 704 ed è stato visto dai tecnici del soccorso alpino. L'uomo, residente in Germania, a Oldenburg, si trovava dalle nostre parti per una vacanza. Era partito giovedì mattina per un giro in mountain bike, ma non era rientrato alla base. Per questo sono state avviate le ricerche da parte del soccorso alpino e della squadra del soccorso alpino e speleologico della Guardia di Finanza, a cui si sono aggiunti alle prime luci altri soccorritori dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale Regionale e 3 unità cinofile per un totale di 40 persone. L'uomo aveva perso il sentiero, ha pernottato alla Diaccio e la mattina dopo ha abbandonato la bicicletta per mettersi in cammino senza peso. Le squadre di soccorso avevano
perlustrato nella serata di ieri un tratto dell'anello della Val Benzonassa, itinerario predisposto di 30 km per le escursioni mountain bike, ma senza risultati. Dopo i primi soccorsi in loco è stato ricondotto dai tecnici a Benzone. L'uomo ha potuto riabbracciare moglie e figlia. Tutto bene, quello che finisce bene. Ringrazio Walter De Bortoli, l'assessore comunale a Pordenone, per essere in compagnia ai nostri studi. Grazie ovviamente per essere qua. Grazie a lei, direttore. Grazie veramente, assessore. Parliamo ormai, siamo vicini, la sfida ormai è stata lanciata da diversi giorni. Il Pordenone capolista ancora momentaneamente, parliamo di calcio, incrocia il Vicenza, un'altra sua società gloriosa. Che partita sarà? Beh, intanto mi permetto un attimo di riprendere lo scorso weekend, che è stato un momento importantissimo per Pordenone, con il Basket Day che è stato fatto in via Peruzza con la Serie C schierata. La nostra C-Silver, squadra del sistema basket, ha fatto un bel successo con grande distanza sulla squadra che ha incontrato in questa manifestazione, e chi non è venuto in via Peruzza a guardare il grande basket ha perso una giornata, due giornate molto importanti. Questo lo dico ai miei concittadini e a quelli che amano lo sport. Per dire cosa? Per dire attenzione, perché domenica alle 18 nel grande ormai monumento dello sport che è il Velodromo Bottecchia, che in questo caso stadio Velodromo Bottecchia ospita il Pordenone Calcio, ospiterà la nostra Vicenza, sarà una grande partita. Annuncio che ci mancano ancora pochi posti, per cui chi è ritardatario si faccia avanti. Abbiamo ahimè 800 circa vicentini che verranno giù agguerriti, e beh, io mi rivolgo ai miei concittadini, cioè, vediamo che di non sentire Forza Vicenza così più forte del PN, famoso grido che è il cavallo di battaglia dei nostri tifosi. Dunque sarà sicuramente un grande spettacolo di sport, e invito i nostri concittadini a venire allo stadio Bottecchi a fare una grande festa e soprattutto sostenere la nostra grande squadra e tutti gli sforzi che il presidente Lovisa fa in questa squadra, che deposita grande interesse per quanto riguarda il calcio in questa città, e per cui ci aspettiamo un grande successo, una grande festa, e tutti quanti occupano anche gli ultimi posti per fare passare una bellissima serata al Velodromo Bottecchia. Ma non c'è solamente il calcio, perché noi già cominciamo sabato con l'atletica leggera nella vicina struttura Agosti, con la Libertà di Porcia che farà una grande manifestazione di atletica leggera con domani ci saranno le premiazioni alle 16:45, e dunque tutti quanti a ammirare questi nostri giovani che fanno lo sport ormai per antonomasia dello sport, perché l'atletica è in pratica una marchiatura dello sport internazionale. Ma domenica, per gli appassionati del tiro a segno, anche il rinnovato tiro a segno di Pordenone, che sta in via tiro a segno, ci sono fino alle ore 13 delle manifestazioni di tiro, e sappiamo quanto Pordenone, soprattutto nel tiro d'aria compressa, ha un grande successo in campo nazionale. C'è anche una società sportiva che si chiama il Vial, che organizza una gara ciclistica di fondo a San Quirino di 140 km, e dunque è una cosa importante. E dunque, come si vede, ogni weekend questa città sforna manifestazioni di grandissimo livello e che partecipano tanti anni sportivi, e non possiamo perdere queste grandi occasioni. E poi naturalmente ci concluderemo con al Velodromo Bottecchia. E dunque, cari pordenonesi, non ci facciamo mancare proprio niente in questa città, dal tiro al segno al ciclismo, al calcio e all'atletica leggera. Dunque un'altra passione, un altro weekend di passione sportiva. Per concludere velocissimamente, si comincia già a parlare di bilancio previsionale riguardo il Comune di Pordenone per il 2019 stesso. Che bilancio sarà, assessore? Beh, intanto io parlo per i miei referati, perché stiamo lavorando in questi giorni. Avremo adesso nelle prossime settimane alcune piccole variazioni di bilancio e di assestamento, perché sono le ultime variazioni che facciamo dell'anno 2018, e stiamo già lavorando con il mio settore, con i miei tecnici, per quanto riguarda nel redigere il bilancio dell'anno 2019. Io non ho soltanto lo sport, ho anche i lavori pubblici, e dunque ahimè abbiamo trovato una situazione un po' particolare a Pordenone nella parte patrimoniale, con le attrezzature, impianti sportivi, impianti scolastici, per quanto riguarda gli impianti delle case di riposo, e dunque bisogna proprio mettere mano e sentimento su questo.
Abbiamo avuto un attimo, un paio, meno dal 2016 a oggi, un po' di carestia per quanto riguarda Pordenone, da Trieste. Adesso abbiamo un'amministrazione amica e io mi auguro che vogliono essere presenti, perché Pordenone deve recuperare un po' di tempo perduto per quanto riguarda anche le infrastrutture. Pertanto anche sull'impiantistica sportiva abbiamo da mettere in sicurezza alcuni impianti, soprattutto sul mondo scolastico abbiamo tre grandi interventi che vedranno praticamente la loro realizzazione nel 2019, che sono tre grandi scuole, che sono la Gabelli, la 4 novembre e la Lozer, che fanno parte di un impegno di questa amministrazione molto importante, e c'è un intervento di quasi 13-14 milioni, perché una scuola la facciamo nuova, ma anche la 4 novembre, che ha un intervento di per messa a norma di antisismicità di 1,5 milioni con contributo regionale, penso che ci metteremo ancora qualcosa sopra per praticamente portarla alla revisione totale e dare una nuova scuola al città di Pordenone. E poi la Gabelli, perché la Gabelli ha un intervento di 1,5 milioni sempre per la messa a norma di sicurezza, e sono cifre importanti, perché insomma, noi parliamo di milioni che sembra, se qualcuno non è attento, lo riporta le lire, ma qua cominciamo a avere dei miliardi in pratica, se le rapportiamo le lire. Ecco, questo è il nostro impegno. Sul mondo sportivo, lo stesso, ho chiesto all'assessore Gibelli un po' di attenzione per quanto riguarda il mondo sportivo, ma anche il mondo museale, perché abbiamo tutte strutture che vanno portate a norma, anche perché le norme in questo paese si aggiornano continuamente e noi troviamo sempre più strutture da dover aggiornare per le nuove norme emanate. E gli aggiornamenti, quando si parla di lavori pubblici, non sono aggiornamenti di poco conto, ma anche non sono di basso peso economico. E pertanto chiediamo una particolare attenzione da parte dell'organo regionale, che deve aiutare il Comune, perché noi si possa portare a buon compimento queste strutture, che poi vengono usufruite da tutti i cittadini, non soltanto pordenonesi, perché si parlano anche dell'Interland. Grazie come sempre a Walter De Bortoli, assessore al Comune di Pordenone. Ci vedremo sicuramente la settimana prossima e speriamo, insomma, che porti anche fortuna al Pordenone Calcio. Come ricordato, giocherà domenica al Bottecchia contro il Vicenza Calcio. Pensate, il 10 ottobre 2018, giorno seguente il 55enne del disastro, iniziata dalla diga di Vajont, questo incredibile viaggio che si concluderà a Roma nel mese di dicembre, dopo oltre 600 km a piedi che Diego D'Incau percorrerà assieme alle sue due asine, Puina e Rosina. Maurizio Pizzato oggi lo ha incontrato e ha incontrato anche questi gioielli di animali. Ma questa è alla fine di un progetto ultra decennale sulla bioeconomia. Questo viaggio serve per promuovere i territori, per tutto quello che riguarda il turismo, i servizi, l'agricoltura, il territorio in senso lato, dalla Sicilia al Brennero. Partenza da? Siamo partiti da 10, dalla diga del Vajont, per ricordare la Tina Merlin e quello che accadde 55 anni fa, e arriveremo a Roma. La partenza è stata da là perché questa primavera ho ideato la Via delle Mele, questi covoni di fieno con l'Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, quella di Carlin Petrini. Sono partito da Asiago in memoria di Mario Rigoni Stern per arrivare appunto al Vajont, e questo progetto è ormai di valenza nazionale. E allora poi da lì ho conosciuto Mauro Corona, che è uno dei più grandi che ci supporta di più nel nostro progetto. E abbiamo preso la Valcellina e arriveremo a Roma attraverso Bologna, Siena, Viterbo e fino a Roma in Campidoglio e poi in Piazza San Pietro. La bioeconomia è stata ideata da Georgescu, questo luminare, questo professore rumeno, ancora negli anni 50-60, e praticamente significa di un territorio di riuscire ad avere il massimo della produttività, però mantenendo anche tutta la parte sociale e la parte di vita. E penso sia uno dei più bei progetti nel mondo ambientale che sono stati mai fatti al mondo. Beh, noi diciamo che ogni iniziativa che sia rivolta al biologico, al mantenimento dello stato naturale, è una cosa che funziona. Il Comune di Pordenone, insieme all'assessore Stefania Boltin, abbiamo accolto questo transito, perché questa è solo una tappa di un percorso che arriverà a Roma, e crediamo che in fondo i ragazzi hanno visto le asine e sono stati interessati. Loro riescono a sopravvivere vendendo una serie di prodotti che fanno direttamente loro. Credo che i cittadini possano apprezzare questa cosa. Sì, beh, sicuramente questa è un'iniziativa molto lodevole, quella che si stanno proponendo oggi qui partendo da Pordenone. Infatti si fermeranno i viandanti, chiamiamoli così, fino a domenica mattina.
quindi faranno vedere ai bambini e anche alle persone di Pordenone un pezzo di natura, quindi la vita rupestre anche degli asini, che generalmente qui a Pordenone non si vedono, e come dallo sterco anche degli asini si possano coltivare delle piante. Complimenti veramente all'amico Diego D'Incau che si è impegnato in questo bellissimo percorso. E qua negli studi sono stati a piedi con gli asini fino a Roma, beh, insomma è tutta questione di mobilità, quella appunto che sta tenendo banco già da diversi giorni, già da diversi mesi a Pordenone. Ringrazio Marco Salvador, consigliere comunale di Pordenone 1291, per essere appunto in nostra compagnia. Mobilità e case di riposo, quali le novità, ma soprattutto cosa avete da dire voi che siete dell'opposizione? Sì, parto dal progetto delle case di riposo presentato martedì, lunedì scorso in Consiglio Comunale. Consiglio Comunale che ha, come dire, avuto delle code polemiche un po' per i fatti nati rispetto al linguaggio che spesso in questo Consiglio Comunale sembra usarsi. Semplicemente la questione è nata da una polemica che francamente di cui mi sento anche un po' responsabile, perché la richiesta di chiarimenti rispetto a quel famoso studio sul quale poi si basa la volontà legittima di questa amministrazione di, come dire, rivoluzionare dal loro punto di vista l'accoglienza degli anziani, dismettendo sostanzialmente l'attuale Casa Serena e portandole le persone, gli anziani che sono ospiti alla Casa Serena, sostanzialmente in due nuovi poli. Uno, come dire, pensato a Villanova, tra l'altro previsto dal precedente piano regolatore come sito, e un altro invece nel comune vicino di Porcia. Vabbè, poi c'è anche la questione del rinnovo del centro anziani di Torre, però insomma la parte più sostanziosa sono queste due nuove case di riposo a fronte della dismissione della Casa Serena. Ecco, questa scelta è stata fatta su uno studio commissionato da questa amministrazione, scelta che io tra l'altro ho condiviso, perché se si ricorda ancora quando si era insediata questa giunta ci furono alcune, come dire, ipotesi un po' garibaldine da parte dell'assessore Amirante e del sindaco Ciriani rispetto alla possibilità di portare l'accoglienza degli anziani sul sito attuale dell'ospedale civile, padiglione A e padiglione B, che è una scelta veramente che va lontano anni luce rispetto alle nuove e contemporanee sensibilità rispetto alle nuove forme di accoglienza degli anziani. Hanno messo le bocce ferme, hanno detto facciamo uno studio e verifichiamo quale situazione Pordenone ha e quale soluzione migliore potrebbe esserci. E questa è una scelta positiva da parte mia, quello di studiare e verificare che situazione ha la nostra città rispetto a questo tipo di argomento. Bene, questo studio, che è costato anche parecchi soldi, è stato pubblicato dopo essere stato redatto sull'albo pretorio, lasciato lì. E il Consiglio Comunale, che io ritengo ancora essere l'organo sovrano di questo comune, il luogo in cui si discute, si fa politica, si fanno delle scelte, non si viene soltanto a vidimare le delibere, non è stato mai presentato, ma neppure in commissione. Cioè noi abbiamo, come dire, fatto redare da uno studio Corde di Venezia questa riflessione sulle case di riposo, questo studio ha presentato delle ipotesi. Una delle ipotesi è stata presa dall'amministrazione, legittimamente ripeto, e poi è stata portata in Consiglio Comunale con una delibera. Il Consiglio Comunale non sapeva neppure quale fosse questo tipo di studio, quale tipo di riflessione. Ci è stato risposto, era pubblicato sull'albo pretorio. Allora io dico, a questo punto, se volete svuotiamo il Consiglio, ce ne stiamo a casa, facciamo le cose via internet, vi rimandiamo le risposte via mail e chiudiamo l'istituto del Consiglio Comunale. Allora io ho chiesto, scusatemi, non è allegato alla delibera, non ce l'avete presentato, ci viene risposto dal sindaco, era pubblicato sull'albo pretorio, potevate leggerlo. Ho capito, sono 200 pagine fatte da urbanisti e fatte da persone che trattano il tema economico dalle case di riposo, forse magari qualcosa dovrà spiegarcelo, visto che andiamo a rivoluzionare questo tipo di cose. Sinteticamente, la risposta veloce a De Bortoli, che ha seguito anche la vicenda, è andata veramente così, no, anche perché è giusto anche riequilibrare. Guardi, alcune precisazioni. Il primo punto è che noi ci troviamo a una mancata di coraggio dell'amministrazione di Bolzonello, la prima amministrazione. Voglio ricordare che era previsto proprio con l'assessore Zanolin che Pordenone avesse fatto 3 case di riposo dislocate nel territorio di 60 posti, e quella volta a mio avviso non so perché si fermò il progetto, probabilmente mancanza di coraggio, e ci siamo trovati oggi ad avere una casa di riposo di oltre 240 posti che è fuori dalla logica oggi delle case di riposo, e abbiamo dovuto mettere noi in pratica un sistema di collaborazione per fare 2 case di riposo da 120 posti. E il riatto
del centro anziani di Torre. Per quanto riguarda invece la collocazione nella struttura A e B dell'ospedale saranno dismesse, non è proprio così, non si faceva una casa di riposo, ma lei ben sa che oggi le case di riposo ospitano, e lo conosco molto bene questo segmento qua io, ospitano i neurovegetativi, quelli che praticamente hanno bisogno di strutture non moderne ma tecnologicamente avanzate, e si pensava di fare un dipartimento in un padiglione, si stava studiando di fare un padiglione adiacente al pronto soccorso e alla struttura ospedaliera, perché questi soggetti più che una casa di riposo hanno proprio un reparto che diventa sanitario e non assistenziale, perché i neurovegetativi sono classificati come decenza sanitaria e non assistenziale. Il fatto che sollevava appunto l'amico Salvador sul fatto che non avete portato il prospetto poi in consiglio, che diceva, ma guardi, molto il prospetto grave, è come dice, era depositato in buona sostanza. Lo studio non ha avuto questo grande costo, perché è stata una cinquantina di mila euro, e in buona sostanza 52 mila euro per l'esattezza. È stato fatto uno studio, è stato presentato anche nell'ambito del tavolo per l'assistenza di Pordenone, e i dirigenti dell'ASP, Umberto Primo, ne hanno visto, ne abbiamo discusso con l'ospedale, con tavoli comuni, dunque si parlava da molto tempo. Io dico che se c'è interesse di qualcosa di così importante, perché parliamo di un investimento di 24 milioni nel territorio pordenonese, oltre che la casa per il centro anziani, io penso che si possa anche fare uno sforzo e andare a vederselo, i capigruppo, le persone che dirigono i gruppi consigliari, anche sotto l'aspetto politico, ma anche i partiti stessi, potrebbero andare a chiedere documenti e vedersi e scaricarsi in tecnologicamente i documenti. Poi lì è stato un po' un attimo di lana caprina, perché in buona sostanza non si sapeva come venne fuori, e a un certo punto la minoranza ha voluto abbandonare la seduta su quell'argomento lì, è stato un po'... Era meglio forse trovarsi come capigruppo, discutere un po' meglio, in modo, come si dice, sereno, e trovare una soluzione mediata per poter continuare la discussione e avere la partecipazione di tutti quanti, insomma. Marco Salvador, per tirare le conclusioni, si parlava anche di soluzioni, si parlava appunto anche di proposte. Per concludere, sì, una piccola precisione rispetto a quello che diceva l'assessore De Bortoli. È vero che è stata poi una seconda versione nelle polemiche dell'inizio della giunta, quando ci furono quelle sperate iniziali rispetto al padiglione A e padiglione B, però quella versione che lei ha dichiarato che è giusta era la versione di buon senso dell'assessore Grizzo dopo le sparate dell'assessore ammirante e del sindaco Ciriani. Quindi in realtà quella è una versione B della precedente valutazione. Quello che noi chiediamo, non capiamo una cosa, non capiamo il coinvolgimento, perché c'è anche un punto del CDA, della Casa di Riposo e dell'ASP Umberto Primo, rispetto a queste scelte. Io sono sicuro che non c'è stato il coinvolgimento che è stato dichiarato, e inoltre, tra l'altro, noi abbiamo chiesto in quel Consiglio Comunale e nella precedente Commissione che ci fosse fatto un preventivo di spesa dell'ipotesi numero 1 del CDA, perché il CDA dell'ASP attuale, che gestisce la Casa Serena, ha fatto una proposta. La proposta è, in sintesi, non serve che costruiate due case di riposo, ne basta una porcia. La seconda rimane la Casa Serena, abbiamo speso molti soldi per l'efficientamento energetico e per la riqualificazione degli spazi, abbattiamo le due ali, facciamo 120 posti, facciamo una struttura che si butta verso il parco del seminario, facendo un'osmosi tra il parco del seminario e la struttura secondo le progettualità moderne dell'accoglienza degli anziani. E il miglioramento sismico non permetterà sicuramente quei costi che l'assessore Mirante ha ipotizzato per la riqualificazione della Casa Serena. Bene. Perché quei costi sono fatti per l'adeguamento sismico, ma basta per quella Casa Serena, 120 posti, un miglioramento sismico sulla scorta di quello che è stato fatto al Policlinico. Costi molto bassi, nessun tipo di pericolo e problemi per i pazienti, che verrebbero spostati sulle due ali, ritornerebbero nel corpo centrale, e l'abbattimento delle due ali. Avremo dei costi molto più bassi, a mio avviso, ma quello che io ho chiesto è un preventivo di spesa. E dico un'ultima provocazione. La domanda che voglio fare al sindaco Ciriani è: perché c'è tutta questa volontà di vendere... E la faccia direttamente a De Bortoli, che qua... Io metto sempre la parte politica di mezzo. Perché c'è questa... Perché, sì, io cerco sempre di coinvolgere la parte più politica delle scelte. Perché poi la domanda è: perché volete vendere la Casa Serena, quella parte lì? C'è, come qualcuno suggerisce, spiffera la volontà di far entrare
entrare nel servizio dell'accoglienza anziani privati? La domanda è questa. Assolutamente no, però voglio soltanto rimarcare che il piano regolatore generale di Pordenone, approvato 5 mesi prima della termine dell'amministrazione Pedrotti, ha previsto a Villanova un'area per una casa di riposo. È vero questo? Un'area Villanova per la casa di riposo. L'avete prevista cosa? Per prestare patate, se poi volete recuperare la casa serena. E torniamo ancora al vecchio ritornello dell'ospedale civile. Stiamo ancora qua a recuperare aree obsolete quando un sistema più moderno prevede l'abbattimento totale e la ricreazione. Non dimentichiamo che fare 2 case di riposo di 120 posti, una in Villa Dolfin e una in zona Villanova, su un'area che loro hanno destinato come area di casa di riposo, ora ci impugnano anche questo. Allora, se dovessimo fare questa operazione, scusate, perché nel piano regolatore voi avete previsto un'area per casa di riposo, non serviva, potevate prevedere qualche altra cosa. L'ipotesi del coinvolgimento dei privati, che invece assolutamente era la domanda. Noi abbiamo una casa di riposo che si chiama, cioè le case di riposo ASP Umberto I, che hanno gli accreditamenti regionali. Ora i privati, sappiamo che nel nostro paese c'è una forte attenzione da parte dei privati a fare case di riposo, perché lo vediamo tutti i giorni. Se un privato vuole fare una casa di riposo, la faccia, ma quello che noi riguarda è la protezione delle nostre accreditamenti regionali, che sono molto alti, e per cui ci prepariamo che con la riattivazione della casa per anziani di Torre, le 2 case di riposo ci portano a un cuore di coprire tutti gli accreditamenti che abbiamo. Bene. Se poi nascerà anche una casa di riposo privata che non avrà gli accreditamenti regionali e si metterà nel mercato in modo privatistico, questo è un paese libero che può anche succedere questo. Siamo noi che dobbiamo essere competitivi. Grazie a Walter. Sopprimere chi vuole fare iniziativa privata in questo paese, ancora, bene, per fortuna. Sì, perché... Grazie a Walter De Borto, ma ne parleremo ancora poi nelle settimane a venire. Grazie all'assessore e grazie anche al consigliere Marco Salvador. Parliamo adesso di sviluppo rurale, ci catapultiamo nel Veneto, poi spazio al direttore della CIA e al vice sindaco di Azzano Deccio, poi a seguire il Pungitopo. Irrigazione al Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale oltre 13 milioni di euro. L'ente ha infatti presentato un apposito progetto per accedere ai fondi ministeriali relativi al bando per il finanziamento degli investimenti nel settore dell'irrigazione del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020. Una progettazione che ha brillantemente superato il vaglio della valutazione di merito, piazzandosi al secondo posto nell'apposita graduatoria stilata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo. A darne notizia con soddisfazione il presidente del consorzio, Giorgio Piazza. Il progetto, del ragguardevole importo di 13 milioni e 100 mila euro, comprende diversi interventi sul comprensorio nel territorio dei comuni di San Stino di Livenza, None Veneto, Pramaggiore, Porto Gruaro e Mota di Livenza. Si interverrà sull'adeguamento dei canali perimetrali esterni dei bacini a sollevamento idrovoro Santo Svaldo e e il loro collegamento irriguo in condotta ai fini della condivisione del risparmio della risorsa idrica in concessione. In particolare si realizzerà il collegamento irriguo dei canali Gronda e Fossone esterno per alimentazione superiore dei canali di bonifica e il collegamento idraulico delle reti dei bacini Santo Svaldo e Lison per il recupero dei reflui irrigui a valle ed il miglioramento funzionale idrovoro. Antinterventi sono stati programmati nel bacino Brian, nel territorio dei comuni di San Donà di Piave ed Eraclea. Si tratta di un traguardo di importanza capitale per l'economia di un territorio a vocazione fortemente agricola come il Veneto orientale, ha detto il presidente Giorgio Piazza, arrivato al termine di un percorso complesso e che ha anche incontrato delle difficoltà di natura procedurale. Noi però siamo sempre stati convinti delle nostre ragioni, della validità della nostra proposta progettuale che stavamo portando avanti e dell'importanza della posta in gioco, ed è stato grazie alla nostra tenacia e ad un'attività incessante e frenetica che siamo riusciti a portare a casa il risultato. Nell'edizione di ieri avevamo cominciato a trattare il tema delle fatture elettroniche che saranno appunto realtà a partire dal primo anno. Ci è venuto un dubbio relativamente alle fatture elettroniche che riguardano il mondo dell'agricoltura. Chi meglio di Davide Vignandel, direttore della CIA del Friuli Occidentale, la Confederazione Italiana appunto Agricoltori, può spiegarci allora come funzionerà appunto il mondo dell'agricoltura o soprattutto la fattura elettronica?
Sì, buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori, grazie direttore. Ma niente, dal 1 gennaio 2019 anche l'agricoltura sarà interessata da questo fenomeno della fattura elettronica, ecco, quindi lì scatterà sostanzialmente, lo Stato ha messo un meccanismo anche per noi dell'agricoltura, che quindi non esisteranno più fatture cartacee, quindi vogliono creare uno strumento di fatturazione cosiddetta elettronica. Ecco, questo però è un risparmio sì dalla parte di vista dello Stato italiano, però sarà un aggravio soprattutto per le imprese agricole. Questo è, bisogna capire perché l'agricoltura ha una difficoltà soprattutto anche di tipo logistico, perché l'agricoltura ha una velocità di scambi anche commerciali abbastanza veloci, no? E quindi questa cosa può creare anche delle difficoltà. Abbiamo un'agricoltura dove abbiamo anche tanti agricoltori che sono spesso anche molto anziani, quindi non sono preparati a questo tipo di nuove tecnologie. Sono delle esenzioni? No. Perché qualcuno diceva sotto i 7.000 euro non va affatto. No, lì sotto i 7.000 euro c'erano gli spesometri, quelli sono stati aboliti, quindi il governo quelli lì li ha eliminati, non serve fare niente. Dal 1 gennaio 2019 l'agricoltura, tutta l'agricoltura, quindi dal piccolo agricoltore al grande agricoltore, tutti scatterà la fattura elettronica. Ecco, noi come organizzazione avevamo chiesto e quindi chiederemo, penso nelle prossime settimane, di riuscire a spostare questo termine, se non che anche che io dico questo, eliminiamo questa cosa o troviamo una leggerezza su questo accordo qui, perché dobbiamo capire anche che ci sono zone rurali, soprattutto anche magari zone di montagna, che non sono neanche servite da DSL, da fibra ottica e quant'altro. C'è l'età dei produttori, ma sì, capite che l'agricoltura deve avere un passo. Cioè, ci vuole un po' di tempo per riuscire a far entrare l'agricoltura in questo meccanismo qua, no? Quindi questa era una cosa che è stata calata, però dobbiamo capire anche poi in quali settori ci troviamo, ma non saremo solo noi, magari ci saranno anche i commercianti o quant'altro, io vedo il nostro settore, quindi l'agricoltura secondo noi ha delle difficoltà oggettive a mettere in atto questo tipo di, perché lì servono strumenti tecnologici, servono programmi dedicati, quindi poi se l'agricoltore non ha la capacità di poter operare e fare questa fattura elettronica si deve appoggiare a qualcuno, quindi un costo in più per l'impresa, quindi adesso bisognerà vedere, ci saranno dei programmi dedicati che dovranno gestire questa cosa, perché poi le fatture elettroniche tu non potrai aprirle con dei programmi, cioè non sarà più la fattura cartacea, ci sono degli strumenti apposta per riuscire ad aprire. Quindi noi come organizzazione crediamo che questa cosa sia una cosa da fare in maniera graduale, non diciamo no a priori del tipo, cioè l'agricoltura arriverà, facciamo questo passo, ma facciamolo in una maniera graduale, certo. Cioè gli agricoltori devono essere pronti ad affrontare un passo di questo impatto così. Parlava importante. Di passi, a che punto siamo sui certificati antimafia? Ma anche lì una situazione alquanto impressionante. Le prossime settimane l'Europa ha dato l'ok ad anticipare il 70% della PAC, però le aziende sopra i 25.000 euro stiamo facendo in questi giorni tutta la certificazione antimafia. Dal 1 gennaio 2019 scatterà per tutte le aziende che prenderanno contributi pubblici sopra i 5.000 euro. Quindi anche qui in queste settimane inizieremo a scrivere adesso ai parlamentari e a tutti gli esponenti politici che ci rappresentano in Parlamento, proprio per chiedere a loro che questa cosa va rivista sicuramente, cioè per noi è una cosa che deve essere eliminata, cioè questa norma così come è posta dice che l'agricoltore è mafioso a priori, no? Perché dobbiamo fare, poi dico, abbiamo le banche dati, abbiamo dei sistemi che parlano, cioè siamo schedati, cioè è andare a fare, chiamare l'agricoltore che deve venire, deve perdere del tempo, poi se hai la società, hai 5 soci, tutti devono dichiarare e autodichiarare che c'è tutto l'asse della famiglia, quindi poi questa dichiarazione deve essere inserita all'interno di un sistema, cioè, quindi quello ve lo dico perché certo. Li faccio io tutti i giorni e si vedono queste cose qua. Allora in un sistema normale che funziona, questa cosa qua
tu la fai bene, ma in un sistema dove l'apparato di Azea è già in difficoltà ad erogare dei contributi pubblici, immaginatevi voi, certo, i tempi non li dettiamo noi, ma li detta poi la pubblica amministrazione, capito? Quindi ci sono dei ritardi. Quindi dicevo questo, nelle prossime settimane noi scriveremo ai rappresentanti politici perché questa cosa deve essere assolutamente rivista, non possiamo accettare una cosa del genere. Cioè, noi ci vediamo la settimana grazie prossima per vedere appunto come evolverà poi il mondo dell'agricoltura. Grazie a Davide Vignandelli, direttore della Confederazione Italiana Agricoltori di Pordenone. Io andrei subito con Lorella Stefanuto, tra altre cose vice sindaco del comune di Azzano Deccio. Si parlava di mafia, ma qua parliamo appunto di sicurezza locale, con la polizia locale in primo piano, progetto obiettivo e contributi anche alla sicurezza domestica. Che novità ci sono? Buonasera direttore, buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda il progetto obiettivo che abbiamo istituito a giugno di quest'anno, denominato Smart City, e abbiamo fatto il primo step di verifica, perché è un progetto che dura tutta la seconda parte del 2018. E l'obiettivo di questo progetto è quello di fare prevenzione di prossimità, prevenire comportamenti illeciti, e, sia per quanto riguarda la quiete pubblica che anche la sicurezza e la viabilità, e anche un controllo sulle ludopatie, e di conseguenza che i vari bar che hanno appunto queste macchine rispettino gli orari di apertura e chiusura dettati da un regolamento che abbiamo fatto come Comune di Azzano Deccio, e verifica dei conti, verifica puntuale dei controlli dove ci sono i ragazzi, i posti di aggregazione, perciò centri sportivi e parchi pubblici, e anche il controllo, purtroppo, che è una cosa che sta aumentando, dell'alcol, il consumo dei minori dell'alcol, che è una cosa che abbiamo verificato che si sta aumentando. Cosa dire? Noi abbiamo un comando con 9 agenti, dei quali 7 fissi, un part-time e il comandante Luciano Schifo. Di questi 7 hanno partecipato ben, di questi 9 hanno partecipato ben 7 agenti. Questo fa capire, dal mio punto di vista, la bontà del progetto e la dedizione che per il lavoro che hanno questi agenti. E il scopo era quello appunto di far percepire, di far percepire la presenza sul territorio della Polizia Municipale attraverso l'aumento, l'ampliamento dell'orario di lavoro. Perciò la sera, i prefestivi e anche i festivi. E il progetto a questo punto ha avuto questi risultati. Sono stati effettuati complessivamente 26 servizi per un monte ore di 113. Questi servizi sono stati garantiti sempre dal minimo 2 operatori, altre volte da 3. Hanno controllato 284 persone, 255 veicoli, hanno fatto 54 posti di controllo stradale, hanno fatto delle verifiche sulla guida in stato di ebbrezza, con 21 sanzioni, hanno fatto dei servizi per le manifestazioni che facciamo nel territorio, dal lunedì di luglio a tutte le manifestazioni che facciamo, sono stati fatti dei verbali, 17 verbali per i limiti di velocità, sospeso o l'auto o il proprio per il problema del collaudo, 2 macchine e addirittura ritirate 4 patenti. Cosa dire? Hanno fatto anche dei controlli, perché purtroppo c'è ancora una parte di cittadini che ha questo vezzo di fare i fuochi d'estate, bruciare un po' di immondizia, la carta e quant'altro, e ovviamente su segnalazione dei cittadini sono state fatte delle verifiche sul territorio e sono state prese alcune persone, per fortuna. Il complessivo dei verbali staccati, che però non è la cosa principale, nel senso che sì, hanno fatto 62 verbali, però l'obiettivo del progetto era quello di essere e di far vedere la presenza sul territorio, perché sappiamo tutti che c'è questa percezione della popolazione di insicurezza, perché si dice che non si vede le forze dell'ordine, i vigili, i carabinieri, la polizia. Perciò noi abbiamo proprio puntato sul fatto di essere presenti, oltre che a fare ovviamente dei controlli. Con questo abbiamo fatto la prima parte del progetto,
Adesso partiamo con la seconda parte invernale con problematiche diverse, perché adesso comincia a fare buio più presto la sera, perciò controlli per problematiche di furto e quant'altro. Questo per quanto riguarda il progetto. Per quanto riguarda invece i contributi? Per quanto riguarda i contributi, ieri l'Assemblea dei Sindaci dell'UTI ha deliberato la partecipazione di tutti i comuni partecipanti all'UTI. Sono contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ovvero la Regione ha finanziato appunto dei contributi per questa tipologia, ovvero attivazione di sistemi di sicurezza con qualsiasi tipo, dall'installazione della videocamera anche alla porta blindata. Certo. Il massimo contributo ammissibile, cioè su una spesa ammissibile di 3.000 euro, il massimo contributo è 1.500, ovvero la metà. La metà, il 50%. Non è male, non è male. E l'unica cosa che mi preme dire è che bisogna fare un po' presto, perché i tempi sono molto stretti. Bisogna rendicontare entro il 30 novembre. Quindi hanno un mese. Hanno un mesetto e mezzo. Purtroppo i tempi. Basta rivolgersi ai municipi, immagino. Il da oggi. Si farà da garante per mandare il tutto. Da oggi c'è la modulistica sull'albo pretorio sia dell'UTI che del comune di Astanodesimo e degli altri comuni partecipanti, dove c'è tutta la procedura, la brochure, per fare la richiesta. La richiesta va fatta entro il 30 di novembre. Ci vediamo molto presto, grazie a Lorella Stefanuto, vice sindaco del comune di Azzano Decimo. Ve l'avevo annunciato, è tornato Mario Pugliatti, microfoni aperti quindi per il Pulgitopo. Salve, quasi tutte le prime pagine dei quotidiani oggi portano la notizia di una, chiamiamola, confessione tardiva rispetto all'omicidio di Stefano Cucchi, un ragazzo che 9 anni fa è stato fermato dai carabinieri e dopo qualche giorno è morto a seguito di una serie di percosse. C'è stato un primo processo, tutti gli imputati sono stati assolti, adesso c'è un secondo processo a Roma, infatti c'è un processo bis, e ieri uno dei carabinieri che, come dire, ha partecipato al fermo di questo ragazzo ha confessato e ha detto che effettivamente è stato picchiato, eccetera. Vedremo, sta storia andrà avanti ancora, credo, parecchio tempo. La cosa che fa specie è che una persona, ancorché tossicodipendente, che viene fermata, dovrebbe essere, tra virgolette, custodita. Lo Stato dovrebbe farsi carico di custodirla, non di ammazzarla. Le responsabilità penali sono personali, non bisogna fare tutta l'erba un fascio, per carità, però staremo a vedere. Ieri a Firenze, con rito abbreviato, uno dei due carabinieri che l'anno scorso hanno violentato due ragazze americane è stato condannato intanto primo grado, 4 anni e 8 mesi, anche lì staremo a vedere. Le mele marce, si diceva una volta, ci sono dappertutto, anche all'interno dell'arma dei carabinieri. Il Papa, qualche giorno fa, durante un'udienza, ha accusato le donne che ricorrono all'aborto terapeutico, ossia in presenza di un feto malformato, ha detto che abortire è come affittare un sicario, no? Per risolvere il problema. Quindi, secondo il Papa, una donna che ha in grembo un bimbo malformato non deve abortire, ma deve evidentemente accettare quello che il Signore manda. La stragrande maggioranza delle donne la pensa in modo diverso.
tutta l'attività di diagnosi prenatale che viene fatta dalle ecografie alle amniocentesi, alle virocentesi, eccetera, servono per individuare alcune, non tutte, ahimè, malformazioni, e quando le malformazioni sono individuate, il 99,9% delle donne decide di interrompere la gravidanza, nonostante quello che pensa il Papa. Un'ultima cosa. C'è un signore che molto probabilmente diventerà presidente del Brasile, che si chiama Bolsonaro, che i giornali ne hanno parlato qualche giorno fa, e i cui antenati sono originari della Bassa Padovana. Da un piccolo comune, si chiama Anguillara, alla fine dell'Ottocento, su 4.000 abitanti, 1.000, quindi il 25% della popolazione, è emigrata in Brasile per cercare lavoro nelle piantagioni di caffè. Qua evidentemente Bassa Padovana significa quasi Polesine, morivano di fame e di malaria. Quelli che andavano là, questi 1.000 cittadini di Anguillara che nel 1988-90 sono andati in Brasile, non sono andati con i permessi di soggiorno, con i visti, eccetera, andavano da poveri disperati. Queste cose le sappiamo tutti, però facciamo finta che non ci siano, le abbiamo dimenticate. Ed è sbagliato, perché la storia è importante, quindi dimenticare la storia significa non avere futuro. Alla prossima. Andiamo con un altro ospite, lui è Giuseppe Stanganello, presidente regionale del Udicon. Ben ritrovato, grazie per essere in nostra compagnia. Cosa succederà domani nella sala, nell'ex ormai sala provinciale della provincia di Pordenone? Sì, noi come associazione dei consumatori siamo presenti qua a Pordenone da 2 anni e dopo 2 anni di apertura dello sportello abbiamo pensato che fosse il caso di fare una prima iniziativa pubblica sul tema dei prodotti alimentari, in particolare i prodotti locali e quindi il chilometro zero. In teoria non è solo il convegno, ma è una giornata dedicata al cibo. Infatti la mattina saremo all'Istituto Majorana con l'ONG Manitese a fare un percorso di lati con i ragazzi sulla sovranità alimentare, per riflettere insieme a loro come i gesti quotidiani possono influire sulle scelte anche delle politiche agricole. Successivamente nel pomeriggio, appunto alle 16, saremo al Consiglio Provinciale di Pordenone, dove affronteremo la tematica con dei illustri relatori. Ci sarà il professor Marangon dell'Università di Udine, che sicuramente ci parlerà di economia circolare e di sostenibilità. E poi ci interverranno 2 giuristi che sono molto esperti del settore dell'agroalimentare, tra cui l'avvocato Dong e la dottoressa Torre, che ci aiuteranno e ci forniranno degli strumenti utili a leggere bene le etichette dei prodotti alimentari. Chiuderà gli interventi il Bergamasco, che è uno chef executive di Pordenone, che illustrerà le qualità e i prodotti del territorio e ci darà qualche consiglio per come utilizzarli in cucina. Alla fine ci sarà un piccolo spazio dove si potranno conoscere piccole aziende del territorio e invitiamo tutti i cittadini di Pordenone a intervenire, a venire al convegno, perché scopo di un'associazione dei consumatori è quello di fornire strumenti e informazioni utili che possono essere appunto utili nella quotidianità. Quando c'è l'appuntamento, a che ora? Quindi ce lo domani pomeriggio alle 16, sabato 13 ottobre, alla sala consigliare della provincia di Pordenone. Partecipate quindi per capire, per informarvi quello che, appunto, che vi potranno dire gli amici del Udicon. Grazie veramente al suo presidente regionale Giuseppe Stanganello. Ci vedremo sicuramente nelle prossime avventure, proprio sempre qui all'interno dei nostri spazi televisivi. Buona serata, grazie a voi. Per essere stato in nostra compagnia. Loro sono 2 amici, uno in particolare ormai ospite fisso il venerdì, Stefano Boscarello, il nostro amico giornalista. Lascio a lei la presentazione, non servirebbe presentarlo perché infatti, chi non lo conosce, però buonasera, a lei i microfoni. Buonasera direttore, grazie ancora per l'ospitalità, soprattutto
devo scusarmi con la ditta stampa del Sistema Basket, Mauro Gasparotto, perché avevamo in mente di annunciare qualcosa del basket, ma c'è, mi capirà, un ospite in modo particolare che ho avuto modo di incontrare in questi giorni nella palestra in cui lui frequenta e dove fa i suoi esercizi di preparazione, è Davide Cimolai, 5 volte ha partecipato al Tour de France, più il Vuelta, più altre cose che ci racconterà lui, ma sono qua perché professionista, ma è qua abbiamo l'esclusiva di raccontare attraverso la sua parola, la sua testimonianza, un gesto che anch'io come uomo sport, non solo come giornalista, vorrei sottolineare che molto spesso si trascura, e sarà Davide che ci racconterà cosa è successo al campionato europeo. Buonasera. Tanto grazie di essere qua con noi. Grazie a te Stefano, grazie Alberto. Sono qui insomma per raccontare un po' l'esperienza che ho avuto al campionato europeo di quest'anno il 12 agosto, che è stata secondo me la gara più bella della mia carriera. E è stata una cosa che non si vedeva da anni, un gesto così di altruismo, perché quel giorno lì ero più forte sulla carta, però ho deciso di rispettare insomma quelli che erano gli ordini di scuderia, quello di aiutare insomma il capitano, che poi ha vinto Trentino, e quindi è stata una cosa che non si vede molto, molto spesso. Trovarsi lì e giocarsi il campionato d'Europa e cederlo così a un compagno è stato qualcosa di cui vado fiero, di cui se tornassi indietro lo rifarei altre mille volte. Ecco, Davide, siamo qua anche per raccontare questo episodio, perché alla fine tu sei in scadenza di contratto, no? A sì, dicembre, sì. Giustamente per non fare pubblicità non vuole nominare il nome della sua squadra, ma di tutto appunto, caro direttore, quando uno fa un gesto così insolito dovrebbe essere automatico il rinnovo, ma anche non soltanto, io credo anche una rivisitazione dell'ingaggio, ecco, se si può chiamare così in termine ciclistico. Poi io Davide lo conosco da tanto tempo come persona, perché abbiamo fatto anche dei convegni assieme, e credo che questi valori nello sport oggi siano molto trascurati. E Davide, tu a proposito ci dici, ecco, a parte che si sposa settimana prossima, concreta. Hai seguito la tua fine allora? Sì, no, secondo me, ovviamente. Attenzione, adesso raccontaci l'episodio del rinnovo del contratto. Anche da parte nostra. Grazie. A dicembre scade il tuo contratto, quindi stai aspettando una nuova collocazione? Il procuratore che sta lavorando, però non nego che sono rimasto abbastanza deluso da come sono andate le trattative in poi da dopo l'europeo, perché penso che un gesto come il mio mi sarebbe piaciuto che fosse stato da esempio sia ai giovani che ad altri miei colleghi, dove certo, un ragazzo, oltre a dimostrare di andare forte, dimostra altre caratteristiche come la generosità, l'onestà, e speravo fosse premiato, ecco. E invece mi sono reso conto che purtroppo non è stato così, quindi l'unica cosa che mi ha deluso è stato questa cosa, però a tutti quelli che mi domandano io sono veramente sereno, vado via a testa alta, quindi certo. Sicuramente se troverò un buon contratto ovviamente continuerò a correre, perché alla fine è la mia passione, altrimenti come ho già detto in giro, il ciclismo è sì importante per me, però è una parentesi della mia vita. Fortunatamente ho altri interessi, altre cose che mi piacciono, e quindi vediamo. Senti Davide, e gli amici del Falk Club allora? Mi dispiacerebbe soprattutto per quello, però ti ripeto, è normale che farò di tutto per continuare a fare questo lavoro, che è la mia passione, per ancora un bel paio d'anni. Posso, direttore, strappargli un'ultima domanda in chiusura? Velocissimamente. Il mondiale di ciclismo, quando è che torneremo a vincere questo mondiale noi italiani? Come la vedi? Beh, insomma, abbiamo dimostrato l'ultimo mondiale che abbiamo un giovane Moscon che sicuramente se non lo vince comunque ci andrà molto vicino. Il primo anno un ragazzo che fa quinto, sesto alla Parigi-Roubaix, che fa quinto al mondiale in un percorso duro come quest'anno, è sicuramente il futuro ed è un fenomeno. Bene, ti ringraziamo per la tua partecipazione. Un grosso bocca al lupo per tutte e due le cose, per il matrimonio e per la carriera ovviamente soprattutto agonistica. Per il matrimonio. Ovviamente. Io ringrazio anche Stefano, questa volta giustamente si è sacrificato, ma no, la settimana prossima ha sacrificato il suo spazio per dare giustamente voce all'amico Davide, ma dalla settimana prossima appunto sarà nuovamente con noi per darci notizie su sport, associazionismo e quant'altro. Grazie ad entrambi, un grosso in bocca al lupo a Davide Cimolai. Linea adesso al Veneto, vedo appunto già Alessio in preview, ci dovrebbe essere poi appunto un servizio dedicato all'apertura oggi a Pordenone dopo 9 mesi del ristorante moderno completamente rinnovato e con un nuovo e conosciutissimo chef. Non vi aggiungo altro, a voi la linea.
veramente per ritardo, ma capirete che a certi ospiti non si può proprio dire di no. Gotto in nostra compagnia, parliamo di pesca sportiva, parliamo insomma delle ultime attività in vista, no, dell'arrivo dell'autunno. In realtà insomma l'autunno è già arrivato per quello, però sono ancora importanti le azioni che mettete in campo in vista poi dell'inverno, dove ovviamente sarà uno stop fisiologico, anche perché non è che si può andare avanti. No, sempre all'oltranza. Certo. Buonasera a tutti intanto. No, effettivamente questo è un momento nel quale ci si dedica alla preparazione per il prossimo anno di attività sportiva. E adesso, come già ho annunciato più volte in questa emittente, stiamo lavorando per un bando regionale nel quale sono state accettate alcune nostre proposte di modifica delle scale di risalita presenti nel Portogarese, e una è già stata fatta vicino al Molino di Boldara, già stata modificata e installata. Le prossime saranno installate la prossima settimana sia alla villa vicino a Portovecchio, e una, quella di Portoguaro, sui Molini di Portoguaro. Dopodiché le nostre attività saranno quelle di completamento del corso di elettrostorditore per i nuovi nostri affiliati che ci aiuteranno, e dopo naturalmente abbiamo anche uno sponsor che ci aiuterà per le prossime attività, nel senso che ci darà del materiale ittico a vanoti di trota che li metteremo nelle nostre riserve di pesca e crescita giovanile per offrire ai pescatori delle trote fario autotone non di allevamento. Allora, di conseguenza, sarà un 2019 sicuramente propositivo. Con tanti giovani anche che sì, no, intraprendono, anche bambini. Infatti, sì, alcuni bambini si sono avvicinati, portati dai genitori, e questo ci fa molto piacere. Però effettivamente bisognerebbe ancora incentivare, se fosse possibile, questa prerogativa di pesca ai bambini. Bisognerebbe portarli più vicini alla natura, insegnare loro questo mondo che è un po' naturalmente tralasciato, perché vediamo che i giovani non seguono più la natura e stanno a contatto della natura. E questo noi vorremmo e cercheremo di incentivare con delle manifestazioni dedicate ai più piccoli, proprio per fare questa attività. Grazie a Paolo Fagotto, linea che può passare subito alla regia, ovviamente per il prossimo servizio, a seguire poi tutte le ultime notizie. Restate con noi. Siamo qui venerdì 13 ottobre per l'apertura effettiva del ristorante moderno. Oggi abbiamo i primi coperti. Io sono Gian Piero Zanolin, titolare dell'albergo, e abbiamo come proprietà investito soldi e tempo su questo ristorante, e poi naturalmente abbiamo investito sul nostro nuovo gestore del ristorante, il signor Mirko Naibo, titolare anche di Borgo Ronchi a Fontana Fredda, per dare alla città un ristorante con la R maiuscola a livello sia strutturale sia a livello di servizio. Mirko è sicuramente, il ristorante è diventato una Ferrari, se mi passate il termine, e Mirko è sicuramente un fuoriclasse alla guida. Adesso però per la cucina lascio la parola a lui, che vi spiegherà le sue idee di culinarie. Ringrazio la proprietà per avermi dato questa opportunità, spero di essere all'altezza di proseguire con successo quello che aveva fatto la gestione precedente.
se ce la facciamo e puntiamo a fare del moderno di Pordenone un ristorante di prima classe, lavorando su materie prime di qualità ottima, che viene dal mercato di Marano, dal mercato di Grado, dal mercato di Caorle. La brigata di cucina è forte, siamo tutti pronti, siamo preparati. L'innovazione che riusciamo a dare, spero grazie anche a tutta l'attrezzatura che ci è stata data dalla proprietà tramite l'Electrolux, è all'avanguardia, di conseguenza possiamo fare veramente molto bene. Adesso siamo riusciti ad aprire anche il bar, che è una vetrina su Pordenone, piccolo, molto accogliente, dove magari si riuscirà anche a chiudere o prima o dopo degli affari di lavoro, che sono la cosa fondamentale, in un ambiente raffinato e di quiete. Dopo 9 mesi di chiusura siamo qui, pronti, carichi e preparati per cercare di far sì che possiate venire, assaggiare tutto quello che prepareremo e sperando anche uscire soddisfatti. Vi aspettiamo, grazie. Buonasera a tutti, altra splendida giornata oggi, anche se questa mattina c'era ancora un po' di nuvolosità che ci aspettavamo e che ci ha interessato durante la seconda parte della notte. Bel tempo, temperature che sono salite, le massime fino a 26 gradi in pianura, fino ai 23-24 invece sulla costa, dove è entrato un po' di vento di brezza oggi nel pomeriggio. Domani avremo un'altra bella giornata, l'anticiclone russo si congiunge con un promontorio ciclonico che è sulla Spagna, quindi noi rimaniamo protetti rispetto all'entrata dei fronti atlantici che rimangono sul nord Europa, e da noi l'atmosfera rimane piuttosto stabile, quindi bel tempo, domani cielo sereno, forse qualche banco di nebbia in Valcellina alle primissime ore della mattina o qualche banco di nebbia nel fondo valle tarvisiano, ma in rapida dissoluzione. Per il resto il tempo rimane bello, entrerà un po' di bora già stanotte, domani bora direi moderata tutto il giorno sulla costa, raffiche comunque attorno ai 40-50 km all'ora, non ci aspettiamo granché. Temperature massime che rimangono attorno ai 26 gradi sulla pianura, 25 sulla costa. Il tempo rimarrà bello anche domenica, cielo sereno tutto il giorno, forse un po' di burino sulla costa le primissime ore della mattinata, poi vento che tenderà a girare ed entrerà a brezza nel pomeriggio. Temperature massime che rimarranno simili, attorno ai 26 gradi sulla pianura, attorno ai 23-24 sulla costa, temperature minime simili ai valori di questi giorni, con valori minimi attorno ai 12-13 gradi in pianura, attorno ai 16-17 sulla costa. Sono temperature ancora decisamente sopra media, a meno di 4-5 gradi, ma questo è quello che abbiamo, quindi belle giornate, miti, il tempo rimane bello, probabilmente anche almeno lunedì e martedì. È tutto, buona serata. Netto ribalzo per Piazza Affari, che chiude l'ultima seduta della settimana sui nuovi minimi di periodo. L'indice FTSE MIB, entrato ieri in mercato orso, oltre meno 20% dai picchi di periodo toccati il 7 maggio, ha chiuso con un meno 0,52% e lo share con un meno 0,35%, sotto quota 19.300 sui nuovi minimi da febbraio 2017. A nulla è valso l'avvio abbastanza positivo della stagione delle trimestrali negli USA con JP Morgan e Citigroup, che hanno battuto le attese. In Italia lo spread ha fallito ritorno sotto i 300 punti base, chiudendo in area 308 dopo l'affondo del Fondo Monetario Internazionale e le parole del presidente della BCE Mario Draghi, che ritiene necessario accelerare le riforme strutturali e l'espansione in corso, richiedendo la ricostruzione di cuscinetti fiscali particolarmente importanti nei paesi in cui il debito pubblico è elevato e per i quali la piena adesione al patto di stabilità e crescita è fondamentale per salvaguardare sane posizioni di bilancio. Ben ritrovati dunque, gentili amici e amiche, alla visione all'ascolto. Continua l'informazione su TPN per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, cambio di campo da Pordenone a Udine. Allora, come sempre, lanciamo subito il treno dei servizi. Autostrada A4, chiuso il tratto Latisana-Portogruaro nella notte fra sabato 13 e domenica 14 ottobre dalle 20 alle 8 del mattino. L'intervento e la conseguente chiusura del tratto Latisana-Portogruaro rientra nelle attività propedeutiche allo spostamento del traffico
traffico su un nuovo tratto autostradale. In concreto, i team al lavoro nella notte fra sabato e domenica opereranno per ottenere una corretta sistemazione altimetrica della vecchia carreggiata, che dovrà essere pareggiata a livello di altezza con quella nuova costruita all'esterno dell'autostrada. Il tratto interessato dal cantiere, in questo caso è quello compreso fra la Tisana e Portogruaro in direzione Venezia. Qui nell'area compresa tra il casello e la località di Ronchis, i tecnici predisporranno lungo il percorso appositi New Jersey che serviranno a incanalare il traffico nel momento in cui verrà riaperto il tratto. Con una serie di lavori di fresatura e asfaltatura saranno creati i raccordi necessari per un passaggio dolce delle auto dalla vecchia alla nuova carreggiata e viceversa. A quel punto sarà allestita la segnaletica verticale e tracciata quella orizzontale. Due potenti fari illumineranno i punti di ingresso e di uscita dell'intervento, dove si svolgeranno le operazioni per agevolare la movimentazione dei mezzi e lo spostamento dei materiali. Per tutta la durata delle limitazioni sarà possibile uscire dall'area di servizio Fratta Nord in direzione Venezia, mentre sarà interdetto al traffico a partire dalle 17 di sabato fino alle 8 di domenica l'area di servizio Fratta Sud lungo la corsia di marcia che porta a Trieste. I lavori sono propedeutici allo spostamento dell'intero traffico sul primo dei due viadotti del nuovo ponte sul fiume Tagliamento, previsto per la fine del mese di novembre. Studio, è venuto a trovarci l'avvocato Barbara Puschiasis. Perché? Perché ci sono importanti novità. Dopo l'ultima volta che ci siamo visti c'è stato una sorta di meccanismo messo in funzione, una sorta di tsunami positivo a favore dei gli investitori, cioè coloro che hanno investito i propri soldi all'interno delle banche venete. Allora, Puschiasis, da Roma finalmente qualcosa di buono, non solo teorico ma anche pratico. Sì, il 4 di ottobre eravamo a Roma, abbiamo incontrato i due sottosegretari Bitonci e Villarosa al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ricordo che il 4 ottobre è la giornata nazionale del risparmio tradito. E anche abbiamo... San Francesco, patrono d'Italia. Infatti, e abbiamo chiesto appunto degli impegni concreti per quanto riguarda i risparmiatori traditi, perché gli annunci sono stati tanti, ma è ora di arrivare ai fatti. Ebbene, i due sottosegretari hanno chiamato a sé le varie associazioni. Di tutte le associazioni eravamo una decina lì presenti, sempre sul pezzo. Dal Friuli Venezia Giulia eravamo noi di consumatori attivi, sempre in prima linea. In quella sede i due sottosegretari hanno affermato che stanno proprio lavorando anche con la Consob, c'era anche la Consob, sulla legge di bilancio e sul regolamento attuativo del fondo, legge di bilancio che appunto prevederà l'ampliamento di questo fondo a livello di dotazione economica da 100 milioni di euro a 1,5 miliardi di euro, quindi veramente un aumento esponenziale. Verranno previste delle procedure di accesso al fondo molto molto semplici, quindi verranno messe a disposizione dei risparmiatori dei moduli da compilare e li potrete o compilare da soli oppure anche potete rivolgervi alle nostre associazioni per avere appunto un aiuto e i rimborsi da quello che ci è stato detto dovrebbero partire subito, quindi entro la metà del 2019 dovrebbero arrivare i primi pagamenti che saranno pari al 30% della somma persa, entro un massimo comunque di 100.000 euro. Quindi l'esempio che vi posso fare è questo: se uno ha perso 900.000 euro, il rimborso pari al 30% sarà di 100.000 euro, non potrà essere superiore ai 100.000 euro. E chiaramente è una prima boccata d'ossigeno. Noi abbiamo chiesto, proprio abbiamo fatto una domanda diretta al sottosegretario Bitonci, gli abbiamo chiesto: ma questo 30% è un acconto oppure è un saldo su quello che può essere un rimborso che viene erogato attraverso il fondo? E il sottosegretario Bitonci a questa chiara domanda ha risposto che in realtà il 30% è un acconto, perché il fondo viene alimentato appunto con i conti dormienti, quindi sono soldi dei risparmiatori che altrimenti resterebbero nelle tasche delle banche e delle assicurazioni, e quindi ogni anno si producono nuove somme che vanno in dormienza e quindi queste somme qua vanno a rialimentare il fondo. Pertanto, in base ai nuovi stanziamenti che avverranno in futuro, ci saranno nuovi riparti.
Altra cosa importante che ci è stata detta è che entro il 30 di aprile ci sarà il termine ultimo per la presentazione di queste domande di accesso al fondo, che dovranno essere presentate alla Consob. Voglio chiarire un'ultima cosa, perché chiaramente la notizia è importante. Queste conferme di quello che ci è stato detto le vogliamo trovare nella legge di bilancio, perché sarà quello il luogo nel quale dalle parole si passerà ai fatti, ma ad oggi comunque non c'è nulla oggi da fare, perché siamo ancora in attesa del modulo, quindi per poter, da poter compilare e presentare alla Consob per l'accesso. Quindi dobbiamo aspettare ancora un pochino che queste parole divengano realtà. Insomma, l'importante è da sottolineare questo, no, avvocato, che a forza di battere, io dico sempre, battere il chiodo finché il ferro è caldo, usare i sistemi tradizionali, cioè usare il piccone piuttosto che una macchina operatrice a olio dinamica, qualcosa avete ottenuto, cioè non avete ottenuto solo chiacchiere, ma avete ottenuto fatti concreti, no? Uno dirà, ma solo il 30%, ricordiamoci che una settimana fa, proprio da questi schermi, ne abbiamo parlato, abbiamo detto, attenzione, potrebbe essere che il CONI arrivi forte e non si stacchi più, perché c'è questa la possibilità. Invece, a forza di fare squadra, dunque un famoso puzzle, un tassettino alla volta, un tassello alla volta, si è riusciti ad ottenere qualcosa. Una goccia nel mare va benissimo, però sappiamo che quando tiriamo un sassolino, piano piano questo si allarga. Per quello ho detto lo tsunami positivo arriverà, e grazie al lavoro dei consumatori attivi e di tutto lo staff e delle altre associazioni che lavorano insieme, qualcosa si sta ottenendo. Mi permetta, esco un attimo dall'argomento banche venete, so che ci sono interessanti novità anche per quanto riguarda Copca, no? Ho sentito ultimamente. Sì, esatto, ci sono i rinvii a giudizio dei vertici di Copca. È un passo importante, perché dalla fase delle indagini, diciamo, adesso si passa proprio ai capi di imputazione e quindi si passa al processo. Pertanto adesso si aprono i termini per le persone che si ritengono danneggiate da questo grave scandalo che ha coinvolto il nostro territorio di poter presentare le costituzioni di parte civile. L'altra domanda che appunto tanti risparmiatori coinvolti nel COPCA ci fanno è: ma ci conviene o non ci conviene costituirci in questo processo penale? La risposta non è semplicissima, nel senso che sicuramente costituirsi ha una funzione di pressione, di testimonianza, ha un valore politico nel dire: noi siamo ancora arrabbiati e vogliamo che venga fatto giustizia per questo gravissimo caso che ha portato via i soldi di tanti anziani, di tante persone, certo, che nel territorio credevano. Soldi vostri, attenzione, soldi vostri. Esatto, soldi risparmiati che hanno ancora, certo, più valore. Dall'altra parte però non possiamo escludere che se si formula una richiesta economica, quindi un risarcimento del danno, alla fine del processo magari ci potremmo trovare con degli imputati che poi vengono dichiarati magari colpevoli, bisognerà vedere, che non hanno capienza patrimoniale per poter pagare questi risarcimenti, certo, del danno. Quindi, però anche qui ricordiamo, se lasciamo stare, esatto, se siamo indecisi, in particolare chi è indeciso, ecco, mi chiami pure, anche perché mi arrivano telefonate, devo dire la verità, mi sta chiamando gente, io chiaramente poi indirizzo di seconda battuta il numero dell'avvocato Puschiasis a cui rivolgersi. Io non sono un avvocato, non ho fatto legge e non è il mio mestiere, però se qualcuno di voi così è titubante, ancora lì il famoso ultimo chilometro, no? Come all'aria, devo lanciare la volata, devo arrivare in volata, cerco lo scatto, faccio la fucilata stile Saronia Goodwood, per usare un gergo sportivo, ecco, non abbia timore, chiami, anche può chiamare anche il numero in sovraimpressione, tanto la telefonata arriva a me, non è proprio il numero diretto, dopodiché io penserò a girarvi il numero dell'avvocato Puschiasis con la quale potrete dialogare. Attenzione, non è che l'avvocato vi chiede 50 euro per la consulenza, è cosa molto importante, l'avvocato lavora a costo zero, esatto, possiamo dire, senza nessun problema, senza ombra di smentita, per pagare, anzi per darvi l'opportunità di avere i vostri diritti. Allora non abbiate paura, alzate il telefono, chiamate, siamo qua a disposizione. Ma proprio attraverso l'associazione noi quotidianamente, anche attraverso altri volontari, diamo informazioni alle persone per far sì che possiate fare la scelta migliore, quindi in base al vostro caso, ma in base anche a quello che voi siete disposti a fare,
E poi, insomma, sarà vostra la scelta, però almeno sapete quali sono le strade davanti a voi e veramente non vi costa assolutamente niente. Non abbiamo altro da aggiungere, anzi, qualcosa sì. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata e di giornata con i nostri programmi, però come sempre dopo il break pubblicitario la linea passa ai colleghi della redazione del Veneto per la prosecuzione dell'informazione su TPN. Grazie anche dal Veneto edizione Flash, una valigetta in pelle abbandonata davanti al liceo Franchetti a Mestre ha fatto scattare l'allarme bomba oggi pomeriggio, gli studenti sono stati fatti uscire da un passaggio laterale della scuola e sul posto sono giunti i carabinieri che hanno messo in sicurezza la zona delimitando il tratto di marciapiede nel quale è stata lasciata la valigetta sospetta in attesa dell'intervento degli artificieri. La situazione è ritornata alla normalità dopo pochi minuti a seguito dell'intervento sul posto delle forze dell'ordine. A Rimini si è parlato di turismo alla presenza del ministro Gianmarco Centinaio che si è intrattenuto relativamente all'importante tema della direttiva europea Bolkestein. Sentiamo il ministro. Bisogna fare fronte comune insieme alle associazioni di categoria, tutte, nessuna esclusa, insieme alla politica. Io sono aperto al dialogo con tutti i partiti o tutti i parlamentari che vogliono lavorare insieme a noi a risolvere, andare oltre la direttiva Bolkestein. I tempi, in questo momento noi abbiamo aperto il tavolo a livello politico, da settimana prossima iniziano i tavoli tecnici, iniziano le audizioni dei tecnici delle associazioni di categoria, di conseguenza persone competenti che sanno di leggi italiane ed europee. Contemporaneamente a Roma la commissione preposta alla Camera inizieranno anche loro le audizioni in modo da fare un percorso a livello binario, un percorso completo. I tempi, la mia speranza, ma non è una promessa, è di riuscire a chiudere tutto entro fine anno, non è una promessa. Perché io voglio portare la miglior legge possibile, quindi se fosse necessario anche qualche giorno, qualche settimana in più sono disponibile a spenderla. Diceva c'è un piano A e con quello si va avanti. C'è un piano A e con quello si va avanti. Voglio arrivare anche con un piano B perché non sono uno stupido e di conseguenza voglio evitare di finire bollito. Però il piano B deve essere l'ultima ratio. Io il piano A è uscire dalla Bolkestein. È l'intervista del collega Cristiano Pellizzaro. Si chiude nuovamente il tratto di autostrada A4 compreso tra Porto Gruaro e la Tisana, stavolta in entrambe le direzioni, verso Trieste e verso Venezia, dalle 20 di domani alle 8 di domenica. Previste nuove asfaltature e segnaletica, sarà possibile uscire dall'area di servizio Fratta Nord in direzione Venezia, mentre sarà interdetto al traffico a partire dalle ore 17 fino alle ore 8 di domani l'area di servizio Fratta Sud. Le immagini che vediamo sono quelle della Triestina, perché parlando di viabilità in quella di Porto Gruaro, entro due settimane i dettagli dei lavori di miglioramento della statale 14 in località Lison, ma anche del miglioramento di via Antinori in località San Nicolò. Ad annunciarlo è il sindaco di Porto Gruaro Maria Teresa Senatore, dopo l'ultimo colloquio avvenuto con ANAS. I due punti in questione sono già stati al centro di numerosi incontri tra il sindaco e i vertici dell'ente nazionale per le strade. Ebbene, il Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali e del Turismo ha premiato la capacità della Regione del Veneto e dei consorzi di bonifica di garantire la massima efficienza possibile alle infrastrutture. Oggi a Padova un apposito incontro del servizio. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo ha premiato la capacità della Regione e dei consorzi di bonifica veneti di garantire la massima efficienza possibile alle infrastrutture di adduzione e distribuzione della risorsa idrica irrigua. Ad evidenziarlo oggi l'assessore regionale all'agricoltura e alla bonifica Giuseppe Pan, illustrando nella sede di AVEPA a Padova opere, progetti e piano di investimenti assieme al presidente e al direttore dell'Unione Regionale dei Consorzi di Bonifica Giuseppe Romano e Andrea Crestani.
Delle 19 proposte progettuali ammesse a finanziamento nell'ambito degli investimenti in infrastrutture irrigue del programma di sviluppo rurale nazionale, ben 6 consorzi di bonifica veneti hanno visto riconosciute le loro proposte per la realizzazione di un totale di 11 interventi irrigui per un contributo complessivo di quasi 91 milioni di euro. Questo colloca il Veneto in prima posizione a livello nazionale, ha detto l'assessore Giuseppe Pan, in quanto destinataria di un terzo dell'importo complessivo messo a bando attraverso un complicatissimo sistema di punteggi. È stata particolarmente premiata, aggiunto, la capacità progettuale dimostrata dai consorzi che in pochissimo tempo hanno presentato progetti esecutivi già completamente istruiti per quanto riguarda le diverse autorizzazioni e ritenuti ammissibili a finanziamento, soprattutto per quanto attiene al risparmio della risorsa idrica. Un'ultima di sport, ora è ufficiale, il Venezia Calcio ha esonerato il mister Stefano Vecchi e affidato la prima squadra a Walter Zenga. La conferma è arrivata direttamente dalla società nella giornata odierna. L'ex uomo ragno è il nuovo allenatore dei Lagunari e spetterà a lui il compito di portare la squadra fuori da una situazione alquanto difficoltosa. Ebbene, Stefano Vecchi lascia dopo pochi mesi la panchina. Il presidente Gio Tacopina è arrivato nella giornata di giovedì a Venezia e, valutata insomma la situazione, ha deciso per questa sostituzione. Walter Zenga sarà presentato domani mattina alle 11.30 allo store di Via Poerio a Mestre. Grazie per averci seguito, con questo è tutto, vi lascio le nostre previsioni del tempo, buon proseguimento con la nostra programmazione, arrivederci. Sabato, cielo in prevalenza sereno, tra la notte e l'alba possibili foschie e alcune nebbie sulla pianura meridionale e in alcuni fondovalle prealpini. Precipitazioni assenti, temperature senza notevoli variazioni o in lieve calo. Venti, in quota deboli sudorientali, nelle valli deboli variabili, in pianura deboli o temporaneamente moderati dai quadranti orientali. Mare poco mosso.